26ª puntata di Orgoglio Granata, una puntata molto lunga come tutte quelle quando il Torino gioca in contemporanea. Firenze è iniziata da pochi minuti 0-0, c'è da sfatare un tabù perché è dal 76 che il Torino non vince in campionato a Firenze. Vediamo se stasera si riuscirà a scrivere la storia. Intanto scriviamo il presente presentando gli ospiti. Saluto come sempre Alessandro Mugliai. Ciao Alessandro. Ciao e buonasera a tutti. Poi per lui è una partita speciale perché è tifosissimo del Torino ma è toscano. E quindi come tutti i toscani un piccolo pezzo di cuore viola non ce l'hai. No. Giuseppe Pallavicini intanto, un applauso ovviamente. Pisa. Anti-viola. Grazie Giuseppe per essere con noi. Antonio Farà per commentare con noi il match del Franchi. Ciao Antonio, bentornato. Ciao Ale. E molto esperto anche di calcio internazionale, Renato Dubè. Ciao Renato, grazie. Ciao, buonasera a tutti quanti. Poi salutiamo con calma anche il pubblico in platea. Vado subito da Emilia. Tale formazioni, te chiedo quella del Toro. Sì, allora, il Toro si presenta col 4-3-3. Arti in porta, Zappacosta, Aieti, Moretti e Barreca. Centrocampo, Baselli, Lukic e Benassi. Attacco, Boye, Belotti e Iago. Ecco, quindi rispetto alla formazione tipo, a parte che Castan è ancora fortunato e Orsettini in panchina, c'è Aieti e non De Silvestri come settimana scorsa, c'è Lukic confermato e quindi sembra aver tolto il posto a Val di Fiori, e poi c'è la scelta di lasciare da parte gli Aic, anche se Firenze era un po' il suo stadio, c'è quindi Bogé che inizio campionato aveva dato un'ottima impressione di sé. Vado invece a salutare Veronica che ci dice le novità tante della formazione viola. Ciao Veronica, grazie ovviamente. Allora sì, la viola va con un 4-2-3-1, in porta Tatarusanu, poi c'è Salcedo, Astori, Rodriguez e Sanchez, Badel, Borja Valero, poi Saponara, Ilicic e Chiesa e infine in attacco Cagliari. Quindi una squadra molto tecnica e molto offensiva quella viola. Prima attenzione, Ilicic ha avuto un risentimento e non è entrato. La Fiorentina ha messo un altro giocatore al posto di Ilicic. Adesso quindi controlliamo. Tello. Quindi momenti con Chiesa spostato più avanti. Esatto. Adesso verifichiamo. Ti chiedo invece Veronica cosa ha detto Mialovic alla vigilia per presentare questa partita. Ha parlato molto, ha detto cose interessanti, però veniamo proprio alla partita testuale. Allora, riguardo alla partita ha detto: i viola hanno subito un brutto colpo dal Borussia a causa di un blackout, cosa che noi conosciamo bene. Saranno arrabbiati e avranno voglia di rivalsa anche nella gara d'andata. Il Toro ha preparato bene la partita, ma abbiamo problemi di formazione a centrocampo e difesa. Dovremmo stare attenti alla fase difensiva e dobbiamo sfruttare le occasioni che creeremo. Allora, ti chiedo ad Alessandro 0-0 dopo 5 minuti, l'approccio psicologico se ti sembra positivo. Sì, è stato buono, diciamo, al pubblico. Poi Antonio racconterà meglio un Torino che si è subito affacciato nella metà campo della Fiorentina, un calcio d'angolo dopo 90 secondi, quindi l'approccio quantomeno è sicuramente positivo, cosa non scontata ormai purtroppo, tenendo conto anche del trend della squadra e degli obiettivi in palio che purtroppo non sono più quelli considerevoli che c'era fino a un mese fa, cioè l'Europa. Giuseppe Pallavicini, ti chiedo, tu che sei stato un calciatore, se l'ambiente può incidere. Sappiamo, grande contestazione a Firenze, i tifosi hanno chiesto anche l'esonero di Paolo Sosa, stadio praticamente deserto, un po' sciopero del tifo, e una Fiorentina comunque molto, molto offensiva. Insomma, può l'ambiente favorire il Torino, l'ambiente viola, oggi? Beh, sicuramente sì, l'ambiente non ti fanno giocare bene, perché i tifosi fiorentini sono abbastanza cattivi. Anche perché con la squadra che hanno sono fuori da tutte le competizioni, insomma. Poi hanno dei giocatori interessanti e ci sono molte cose che noi stasera possiamo benissimo fargli del male se noi ci crediamo, sia ben chiaro. L'approccio, come ha detto prima Alessandro, è importante, però sono i primi minuti. Io credo che se noi crediamo fino in fondo, la partita stasera la possiamo fare nostra. Ecco, quali possono essere le chiavi? Forse Belotti, guardato da Gonzalo Rodriguez, quindi non un difensore di primissimo piano, e anche però temo Aieti a guardia di Kalinic. Questi possono essere i duelli decisivi, secondo te? Te lo chiedo anche dei difensori, ovviamente. Giuseppe, il fatto che Aieti, Kalinic e Belotti non capisco, Rodriguez. Allora io non capisco una cosa, perché Aieti non ha giocato contro la Roma e ha fatto giocare De Silvestri. E poi loro lo presenti contro la Fiorentina. Io non vedo questa differenza
Sì, la Roma è una grande squadra, la Fiorentina altrettanto. O ci credevi prima, ci dovevi credere anche contro la Roma per farlo giocare. Perché contro Empoli Pescara ovviamente non possiamo inventare, ma ci aveva già giocato con la Sampdoria qualche partita. Attenzione, il punteggio si è sbloccato purtroppo perché ha segnato la Fiorentina e allora vado da Antonio per chiedergli insomma cosa è successo. Sì, innanzitutto Ale, un avvio prorompente da parte del Toro che nei primi minuti di gioco sembrava anche poter gestire bene la sfida contro Fiorentina. Possiamo parlare Antonio che se no non riesce a concentrarci. Forse la Fiorentina ha colpito praticamente nella sua prima sortita in attacco della metà campo del Toro. Aveva già prima cercato di colpire con Chiesa sulla sinistra, questa volta invece è stato un cross basso, una conclusione da parte di Borja Valero, poi sulla respinta corta di Hart, insomma, si è avventato Sabonara. Ha dormito qualcuno. Acquisto del mercato invernale viola, quindi. Allora, Giuseppe, chi li colpi di questo gol? Tu guarda che parlavi te, ecco, innanzitutto. Non mi sto zitto perché ogni volta difesa sulla respinta di Hart, difesa dormiente. Ho visto un pochettino un po' di caos in mezzo lì all'area e la palla lì quando si butta via, invece c'è stato un rimpallo, hanno tirato al portiere, il portiere la respinta lì, Sabonara si è buttato e ha fatto un gol. Però mi sembra che questa sarebbe la classifica come si compone, quindi il Torino è oltretutto, allora, i dati negativi, allora, come adesso la Fiorentina sale a più 8 sul Torino, il Torino rimane agganciato a Sampdoria e Chievo e quindi sarebbe addirittura decimo perché con la Sampdoria ha perso scontri diretto, quindi la distanza rimane siderale dalla zona Europa League. Oggi la sesta è l'Inter, quindi 13 punti, e di certo insomma rimarrebbero due sole vittorie nelle ultime 12 partite. La difesa ha preso il 41esimo gol della stagione e la quinta peggior difesa della storia del Toro, un po' perché il Torino è molto votato all'offensiva, un po' perché forse il mercato in difesa è stato sbagliato, e i numeri dicono che questa maledizione di Firenze al momento continua. Renato, cosa pensi di questo inizio e del gol subito? L'inizio era stato promettente. Attenzione. Però sull'azione del gol di nuovo la squadra si era abbassata troppo, ha aspettato troppo questa progressione della Fiorentina sulla fascia destra. Hart ha fatto un mezzo miracolo secondo me respingendo quel pallone che di Borja Valero che era destinato al gol, e Sabonara è stato più rapido di tutti, classico gol. Adesso speriamo che il Toro non si perda. Adesso il Toro sta ancora subendo l'attacco viola, come spesso accade quando subisce un gol il Toro va un po' nel panico. Però ti chiedo Alessandro, il giorno d'andata c'era qualche mugugno su Castaneo e Settini che però invece hanno fatto un ottimo girone d'andata, adesso che mancano tutti e due li impingiamo tantissimo, anche se Moretti dal 100% e comunque anzi spesso è uno dei migliori, però se sei una difesa così fragile con un portiere di valore come Joe Hart vuol dire che molto non funziona, è stato sbagliato. Sì, poi stai per dire rimpiangiamo, magari stavi anche per dire Bovo, non lo so, forse tutto sommato Bovo qualche anziano poteva essere un po' meglio. Vabbè, comunque al di là sulla difesa purtroppo c'è poco da dire. Sono d'accordo con Giuseppe su Ageti, o lo mettevi anche con la Roma, però ha fatto bene secondo me non metterlo perché Roma era molto difficile, un ragazzo come lui poi giocava male probabilmente e lo massacravano, allora però non lo metti nemmeno stasera, confermi De Silvestri e se proprio metti Ageti contro il Palermo che se è più tranquilla. Una chiosa sulla classifica che abbiamo messo prima, sì. Ho sentito tanta aria fritta sui possibili obiettivi, l'orgoglio, il cuore, cose che poi nel concreto quando incontri squadre più motivate lasciano il tempo che trovano. L'unico vero obiettivo che rimaneva è l'ottavo posto, ma con un'eventuale sconfitta anche quello. Vai a 8 punti, ma soprattutto è molto complicato. Sampdoria e Chievo, cioè il Torino sarebbe decimo, qui abbiamo messo nono. Ma rispetto a Sampdoria e Chievo, che io faccio mea culpa perché ero davvero convinto che il Toro, lo dicevo fino a gennaio, lottasse almeno fino ad aprile per l'Europa League. Ma allora ricordiamo che il ciclo negativo è iniziato a dicembre, direi, e fino a partire con la Sampdoria. Il Torino aveva fatto 3 vittorie di fila con Cagliari, Crotone. Secondo me il ciclo negativo ha cominciato davvero veramente la discesa con il rigore sbagliato di Ljajic contro il Milan. Però facciamo, le statistiche dicono che avevi fatto 3 partite di fila, secondo filotto di fila, 9 punti contro, ti è trovato a battere il Cagliari, Cagliari, Crotone, Chievo, poi 2 vittorie su 12 e le 2 vittorie sono contro 2 squadre un po' allo sbando come Pescara e Genoa. Quindi Giuseppe,
io penso sia anche un problema fisico, cioè probabilmente il Torino ha 13-14 giocatori, finita un po' la benzina le prime giornate e poi con qualche infortunio in difesa, il Torino è crollato fisicamente e mentalmente. Poi sicuramente il fisico è una cosa fondamentale, quando stanno bene tutti l'abbiamo dimostrato di essere alla pari di tantissime squadre, anche battendo Roma e altre, anche Fiorentina, e facendo un pareggio col Milan che potevamo benissimo anche vincerla col Milan. Nel primo tempo vincevamo 2-0 sbagliando un rigore, ma io dico che in questo momento è sia fisico che anche mentale. Io non so cosa succede a questi ragazzi, cosa li passa nella testa, cosa c'è, io non posso valutare negli allenamenti. Si parla anche, poi lo diamo, dice che non è vero, ovviamente, che insomma non sia l'ambiente serenissimo tra allenatori. Io penso si è un po' spezzato qualcosa col mercato di gennaio, forse Mialo si aspettava qualcosa in più che non è arrivato sul mercato, ma ne parliamo dopo. Però tantissimi temi. I giocatori devono fare i giocatori, i professionisti, sono i giocatori che poi vanno in campo. L'allenatore può pensare a quello, ma poi in campo ci andiamo noi, ci andiamo i giocatori. Però finché c'erano Castagna e Ossettini, il Torino. Io vedo che Rossettini è in panchina. Sì, ha recuperato, non è ancora al 100%, però potrebbe essere disponibile ovviamente da domenica prossima. Okay. Dobbiamo fermarci, ma la puntata è lunghissima, abbiamo addirittura 11 blocchi perché faremo un ampio post partita, questo è solo il primo, e allora cedo il microfono a Veronica. Un attimo di pausa, ma torniamo subito da voi, sempre qui su Orgoglio Granata. A tra poco. No, sembra una Maradona.
Seconda parte di Diogolinata, bentornati. Fiorentina Torino 1-0, ma bisogna essere tutto sommato soddisfatti, perché alla Fiorentina ha sfiorato il secondo gol. Agete ha dato un altro saggio, ha fatto un altro liscio clamoroso, e Gioacca ha salvato la porta. Antonio, raccontaci questo episodio, sì, più, un po' drammatico. Più che soddisfatti, sollevati, direi. Ale, è stato un lancio dalla destra, cioè centrodestra della difesa della Fiorentina, che ha scavalcato praticamente il difesa centrocampo del Toro. Aieti era l'ultimo uomo, Mercato Zuccanic, ha lisciato il pallone e allora ha permesso all'attaccante Viola di volarsi verso la porta, circa 5 metri, 5 passi, insomma, ha scaricato la conclusione di precisione. Tu per tu con Gioacca. Esatto, e Gioacca ha fatto una grandissima parata, perché ha aperto il compasso e ha deviato in corner. Poi però un sussulto con Iago Falchi. È vero, con un mancino ha scaricato, ha provato la conclusione a giro dal limite destro dell'area di rigore, è stata deviata in calcio d'angolo da Story. Probabilmente Tatarusciano era sulla traiettoria, però comunque l'opportunità c'è stata. Giuseppe, come vedi il Torino si è un po' idestato dopo il gol subito, ha rischiato di subire il secondo. Forse adesso è importante tenere il punteggio così, cioè non prendere subito il secondo gol, chi ti dà del match. Attenti, concentrati, insomma, gli abbiamo messo paura un pochettino tirando Iago Falchi, facendo un bel tiro, però dobbiamo fare qualcosina in più, perché... Ecco. La Fiorentina è una squadra sorniona lì, che giochicchia e poi tutta una volta butta la palla lunga davanti a questa. E poi è molta tecnica davanti. È molto tecnica il centrocampo, però noi dobbiamo essere un pochettino più cattivi anche nelle ripartenze. Alessandro, vogliamo una buona notizia: prossima settimana dovrebbe tornare Ossettini, che è già in panchina, forse anche Castane, quindi non vedremo più in campo Agetti. Questa forse è una notizia confortante. Beh, messa giù così mi dispiace, però vabbè. Non è più, sì, dispiace più quando scende in campo. No, per tutto rispetto, poi sono ragazzo, però. No, beh, sì, la buona notizia è quella, purtroppo non conta più poi molto, bisogna dire la verità, però vabbè. Speriamo che adesso Agetti si riprenda un attimo, perché sennò sono dolori. Cioè, la cosa positiva è che se la Fiorentina fa il 2-0, il pubblico gira da Sky a orgoglio granata in massa. Poi. No, ma già adesso. Okay. Emilia, non ti ho fatto dare i contatti, te li faccio dare adesso. So che sono già delle mail, perché i telespettatori ci scrivono tutti i giorni, tutti i minuti alla settimana. Quindi ti faccio. Sì, allora i contatti sono questi: potete contattarci chiamando lo 011-248-9697, oppure scrivendo alla mail orgogliogranata@grp.it, oppure sulla nostra pagina Facebook Orgoglio Granata. Nel mentre però ci sono dei commenti su toro.it della diretta, e ovviamente piovono commenti su Aieti, ecco. E si ironizza parecchio. Il ritorno dell'Aieti: grazie Petracchi per averci portato Aieti, lo Aieti è improponibile, Aieti sopraffino. Ecco, bisogna dire che una società come il Torino è anche giusto che faccia delle scommesse al giocatore parametro zero. Quello che stupisce è che Aieti giocava nel Frosinone, peggior difesa della Serie A l'anno scorso, e il Frosinone l'ha lasciato libero. Poi ha fatto un buon europeo, però in effetti Aieti, insomma, come l'abbiamo visto in campo... Tra l'altro, preso a maggio, prima ancora che si annunciasse l'allenatore, cioè proprio un pallino... No, ma il Torino deve magari prendere il giocatore in prestito, però in effetti se non giocava mai c'è un motivo. Renato, cosa ne pensi di Aieti, di questo inizio di partita? Insomma, l'errore che ha commesso è stato veramente marchiano, un errore proprio di proprio tecnicamente. Ecco, vediamo che ci può adesso essere. Il Torino ha uno spunto, ma viene contrato. L'azione ancora non è conclusa. Niente, il Torino ha avuto un sussulto, poi lo commentiamo. È nato un po', però il Torino è un po' più vivo. Diciamo che però un appunto bisogna muoverla alla società. Non ci si muove prima di aver scelto l'allenatore per comprare un giocatore. Cioè, se devi proprio andare a comprare un giocatore, prima sai già chi è l'allenatore, e se era vero che Mihajlović Aieti non piaceva più. Poi ne parliamo, perché insomma questo tema, concordo che il Torino deve prendere delle occasioni al di là degli acquisti. Vado in seconda fila, sento molti mugugni, incomincio da Fabio, questo inizio partita. Fabio è preso male, no, nel senso che allora, per quanto riguarda Aieti, sì, se già è un giocatore che tecnicamente non è il massimo, quando viene inserito in una squadra che ha problemi sia fisici, che sono evidenti, che mentali, certamente la situazione non va a aiutare un giocatore che già è in crisi. Beh, per cui secondo me è una mossa non azzardata. Di più, avrei preferito vedere, forse rischiare un Rossettini non al 100%, o De Silvestri, che per quanto sia lento, ma suppongo e spero, ma credo che l'abbia messo solo esclusivamente perché lui l'ha sempre detto, lo vede come un marcatore uomo. Per cui
speravo che stasera dimostrasse quello che realmente Mialu ci ha sempre detto, ma fino a questo punto marca se stesso, come si dice. Sì, soprattutto liscia molto la palla. Liscia molto la palla, ma se stiamo a guardare anche l'attacco stasera, una cosa che mi ha fatto arrabbiare molto adesso di Boye, se non sbaglio era lui, sì, non tirano di sinistro, cioè se davanti alla porta continuano questi fraseggi, ne abbiamo già tolto uno davanti che passa sempre la palla, ma tira in porta, provaci, anche di sinistro. Vediamo la mossa, Boye al posto di Iliac, vado da Clelia con la maglia blu, che insomma sta ricordata come una delle più belle maglie del Torino, con i nomi dei giocatori, ma di buon auspicio, ma non, in realtà non portò bene lo scorso anno perché debuttò a Modena contro il Carpi e da lì iniziò un campionato diverso per il Torino. Cosa ne pensi poi di questo inizio a Firenze? Ma questo inizio, come al solito, ci facciamo sopraffare secondo me dall'ansia. Preso primo gol, abbiamo avuto subito blackout e adesso stiamo correndo a vuoto usando un sacco di energia senza concludere granché. Quindi speriamo si riprendano, perché se continua così non finirà bene. E cos'hanno? Tutto mi sembra che Mihajlovic ti abbia un po' ascoltato, ha fatto una scelta importante stasera. Valdifiori sta bene, ma ha confermato Jukic, un giocatore di prospettiva. Ricordiamo che Valdifiori era il regista tanto atteso e che ha anche un lungo contratto, eppure ha schierato Jukic oggi. Cosa ne pensi? Che non ci siamo stasera. Continuo fino a questo momento, secondo volo, poi il turno ce lo commento. Un nuovo appoggio sbagliato di Agnetti. Al momento gli unici che secondo me si riescono ancora a salvarsi, a parte Art, vedo bene Barreca e Iago Falche, basta, gli altri non ci sono. Antonio, ci racconti cosa è successo, poi continuiamo con Lorenzo. Progressione palla al piede di Chiesa dalla tre quarti campo della Fiorentina fino praticamente a tre quarti campo del Toro. Ha messo un pallone tagliato dalla destra verso il centro, non ha agganciato Kalinic, è riuscito ad agganciare però Teglio, che poi ha scaricato un radente mancino che è uscito veramente di un soffio. Cioè, fino adesso l'1-0 va ancora bene. Va ancora bene, soprattutto perché la Fiorentina sta tenendo molto bene il campo adesso. Il Toro è molto schiacciato, a parte qualche fiammata in contropiede. E soprattutto un'occasione, secondo me, che poteva essere sfruttata meglio con Boye, che anziché, appunto, come è stato detto prima, tirare col mancino, provare a conclusione sul primo palo, ha preferito scaricare in mezzo, ma palla nel traffico praticamente. Quindi è proprio sfumata questa occasione. La Fiorentina invece sta dominando dal punto di vista proprio tattico. Tra l'altro, secondo me, se mi permetti, Ale, Sousa ha dato prova di grande sagacia tattica, disponendo la Fiorentina con la difesa a 4 e non facendo il 3-4-2-1 solito delle ultime uscite, insomma. Giuseppe, ti chiedo però, il Torino nei primi minuti ha già concesso molte occasioni, insomma, la grande squadra ha innanzitutto una difesa solida, il Torino ha subito 41 gol e insomma comincia a essere un passivo pesante. È un passivo pesante, sì, però questi sono i giocatori che abbiamo, che stanno bene, giocano questi, sappiamo che siamo in difficoltà, adesso hanno già sbagliato 2 o 3 gol a Fiorentina davanti alla porta e speriamo, può cambiare, Ricordiamo che basta poco per cambiare. L'importante è rimanere sempre sullo che la Fiorentina viene da questa scoppola in Europa League giovedì contro Borussia Mönchengladbach, che vinceva 2-0 dopo aver vinto 1-0 l'andata, ha preso 4 gol, è stata eliminata e ovviamente l'ambiente viola è un po' in subbuglio. Lorenzo, ti vedo un po' incupito da questo inizio del tuo. Ma non è tanto il fatto di essere incupito, è quello che fa stupire, che comunque è vero, magari sono anche un po' scarsi come giocatori, però non hanno anche niente da perdere, un po' più di determinazione, non è che dico ti stai giocando. Sembra che non ci credano? No, è proprio che comunque è giocatela e via, senza stare lì tanto a pensare, a guardare, a aver paura, non ha niente da perdere, vai avanti e gioca. E invece sembrano timorosi che questi hanno paura da un momento all'altro di prendere gol. Ma va bene, ne prenderai uno, però cerca di reagire, di darti un po' di chiudiamo, tra l'altro ripresentiamo, lui è il papà di Emilia, quindi se lui che ha trasmesso ad Emilia questa fede canata, non so se gli hai fatto una cortesia, no scherzo, gliel'hai fatta, ma l'hai un po' costretta alla sofferenza. Sì, allora un po' meno. No, io volevo dare assolutamente ragione al fratello di Fede Granata che ha appena parlato, nel senso che ho visto troppi traversoni affrettati, il fatto che non si tiri quando c'è il momento per tirare, veramente difficoltà in cose relativamente elementari. Mi sembra proprio che non ci sia tranquillità, non ci sia serenità, quindi oltre che problemi
tecnici, abbiamo problemi fisici, abbiamo anche problemi evidentemente di testa, c'è qualcosa che non sta funzionando, non riusciamo a capire che la serenità e la classifica che ormai ci penalizza ce la dovrebbe dare, non riusciamo a capire che la serenità andrebbe capitalizzata per fare qualcosa di meglio e per costruire il Torino del futuro. Poi continuiamo con il dibattito, però è già il momento di tornare da Veronica per la seconda pausa. Qualche attimo di pausa, ma restate con noi sempre qui su Orgoglio Granata. A tra poco. Terza parte di Ogrado, bentornati! Insomma, Fiorentina 1, Torino 0 alla mezz'ora, ma la difesa continua ad avere delle difficoltà, Antonio. Potenzialmente Fiorentina 5, Torino 0, potremmo dire, anche perché è già la quarta occasione che la Fiorentina si divora letteralmente in area di rigore del Toro. Beh, si divora, qua grande Gioata, ha fatto un'altra paratona terrificante. Però ancora una volta la Fiorentina è tornata in attacco, sempre sbagliato. Con Chiesa che sta svariando moltissimo sulla fascia di destra, sta letteralmente facendo vedere i soci nella zona di Bagheca. Assolutamente, sta dominando sul terreno di gioco Chiesa. E comunque opportunità appunto per Fiorentina con Teglio, che ha scaricato un altro mancino, non molto preciso, ma grande parata, grande risposta da parte di Hart. Poi sulla respinta si è avventato Kalinic, il quale non ha tentato la battuta a rete di prima intenzione, ma ha preferito di nuovo dribblare Hart e poi far esplodere il suo sinistro, che poi ha terminato alto. Potenzialmente però sono già adesso 4-5 l'occasione Fiorentina oltre al gol. Ecco, forse la nota positiva, Giuseppe, che il Torino fino adesso è comunque in partita come punteggio, anche se in campo sta annaspando molto in difesa. Ma meno male che c'è Arte, perché sennò a quest'ora avremmo già preso
perdevamo già 3-4-0. Io dico, meno male che non sono cattivi sotto porta quelli della Fiorentina. E speriamo, speriamo bene. La vedo abbastanza dura, però aspettiamo. Anche sul piano dei cartellini il Torino sta pagando qualcosa. Sì, sono due i gialli adesso, perché anche prima Lukic entra. Quindi con due centrocampisti ammoniti, cioè, insomma, bisogna stare un po' attenti. Emilia, ti chiedo, fare tante email se vuoi leggerne qualcuna. Sì. Allora, Giancarlo ci scrive: squadra da rifondare, i giocatori presi come promesse e scommesse non solo non sono esplosi, ma sono stati persino controproducenti. Quelli comprati solo perché costavano poco e poi i prestiti, da Raschia Barile, Arta a parte. Sì, insomma. Per quanto riguarda la difesa. Sì. Spero che col rialzo delle temperature torni Castan, che ha patito molto il freddo in relazione ai suoi veri problemi fisici. Con lui e Rossettini potremmo migliorare un po' dietro. Se la smettessimo con il trio da operetta a centrocampo e con un po' più di grinta eviteremo altre figuracce. Quindi ce l'ha con i centrocampisti considerati, insomma, non giocatori di peso. Esatto. Ancora una mamma. Mentre sì, di nuovo qualche disattenzione in difesa. Sì, per la diretta invece continuano le battutine come siamo una squadra fortissima, passando poi da cosa possiamo dire, gioca talmente male che fanno tenerezza, è un peccato infierire, molli, senza gioco, mi sembra di vedere la primavera di oggi pomeriggio, tranquilli ragazzi, Capitan Benassi in settimana ha detto che la squadra è molto motivata. Ecco, allora, hai fatto l'accenno alla primavera, Veronica ha seguito, c'è questo derby contro la Juventus, capolista, mentre il Torino è tra le prime, ma non ha un cammino così continuo di vittorie come la Juventus. Derby Venaria oggi pomeriggio, chiedo Veronica, com'è andata? Sì Ale, in realtà il Torino attualmente è quinto, a quota 36 punti. Quindi è andata male, sì, quinto. Sì, è quinto, invece la Juventus si distanzia sempre di più, a quota 46 punti al primo posto in vetta al girone. Quindi ha vinto la Juve 1-0. Ha vinto la Juventus 1-0 con il gol al terzo minuto dalla ripresa di Coccolo. E questo Torino non ha offerto una prestazione delle migliori, forse è stato sfavorito anche dal campo, che però non ha neanche favorito la Juventus, poiché era abbastanza sabbioso. Ha giocato male, obiettivamente. Il primo tempo è stato abbastanza equilibrato, invece nel secondo la difesa si è un po' persa, infatti la Juventus ha approfittato e più volte poteva trovare il raddoppio, ma così non è stato. Quindi, perché dopo aver subito il gol c'è stata una reazione, ha detto Capitelli, più di cuore che di testa, quindi sì, insomma una sconfitta infatti che anche, un po' di anche i cambi non è che hanno risolto poi la situazione più di tanto. Allora abbiamo la prima telefonata, allora abbiamo un telespettatore in linea, lo prendo io. Buonasera innanzitutto. Buonasera. L'abbiamo fatto aspettare qualche minuto. Paolo. Buonasera Pa. Volevo dirvi che ero sintonizzato poco tempo fa su 7 Gold. Sì, non lo dica però. Hanno detto che il Toro stasera ha preso il 41esimo gol. Sì, sono qua anche noi. 41. Anche su di noi. Sono tanti. No, sono tantissimi, non è che sono tanti. Mesi fa ho chiamato. Sì. Dicendo che il signor Hart non è un fenomeno. Madonna, questo lo dite voi. Beh, però ma Hart adesso se mi lasciate dire, lui è il portiere della nazionale inglese. Ma l'Inghilterra non ha mai vinto niente. No, beh, qualcosa ha vinto, ha vinto almeno un titolo. No, allora, abbiamo qui un grande specialista delle cose del City. Ha vinto, cosa ha vinto? Ha vinto il campionato nel 2012, l'FA Cup l'anno prima, e quindi non è propriamente uno scarso. Diciamo che ha qualche difetto, ma per questo Torino, in questo Torino fa... grazie a loro. No, c'ha molti difetti. Attenzione, scusate, fermo un attimo. No, fammi tutti. Ha segnato la Fiorentina 2-0. La Fiorentina ha segnato il gol del 2-0. No, un attimo Paolo, dobbiamo andare in cronaca, un attimo solo. No, ma ascolti? No, stia lì, dobbiamo... Antonio, cos'è successo? 2-0. No, stia un attimo Paolo. Sullo sviluppo del calcio d'angolo, praticamente dalla destra, cross del solito Borja Valero, è svettato imperiosamente Kalinic, è insaccato alle spalle di Arda, non poteva fare assolutamente nulla. Chi si è perso Kalinic? Dietro l'uomo.
Ma sì, c'è stata una marcatura, mi sembra a uomo praticamente, cioè un misto tra uomo e zona, e sì, quindi c'è stata un'incomprensione tra due giocatori del Toro. Adesso, per la prossima replay vedremo esattamente chi, ma perché era anche svettato Sanchez, cioè Sanchez sul pallone, poi invece l'ha presa Kalinic. Quindi Fiorentina 2, Torino 0, e quindi partita attuale compromessa. Torno da Paolo, Paolo la faccio concludere. Oh bon, allora siamo arrivati a 42. Eh sì, purtroppo sì. Allora volevo dirvi che domenica a Roma, sì, abbiamo preso 4 pere, giusto? Sì, preso 4 gol, tutte, sì. Le prime tre, tutte sulla sinistra di Hart, tutte e tre, da 20 metri. Sa sì, qual è il difetto di questo portiere? C'è Siri che non ha sentito, fuori. C'è un navigatore. Sempre tre ore, ci mette tre ore a partire. Paolo, mi scusi, però... È lento. Le faccio una domanda. Lei preferisce Padelli a Joart, se ho capito bene? Padelli era più reattivo di questo qua. Mamma mia. Guardi, mamma mia. No, sinceramente, penso che nemmeno il procuratore di Padelli possa dire una cosa simile. No, vabbè, io capisco la sua opinione. Più chiari, avevo gli occhi più chiari e forse... No, ma vabbè, Paolo, noi accogliamo la sua opinione. Però mi sembra molto in minoranza, devo dire. Ma in assoluto. Ha messo Arte, ci ha mandati a casa. No, però non possiamo... Non penso sia Gio Arte il problema del Torino. Via, c'è un problema. Ho capito, Paolo, ho capito. Sì, lei sostiene Padelli. Va bene, la salutiamo. La salutiamo, e grazie comunque del suo intervento. Mi ricordo che aveva già telefonato e c'era stato qualche tifoso che ha polemizzato. Beh, pazzo, ognuno ha la sua opinione, però insomma. Beh, però quando ha detto sto vedendo 7 gol, cioè, capisco, dice sto vedendo Rai 1, uno lo capisce. No, vabbè, però, ma non facciamo pubblicità. No, volevo rispondere all'ascoltatore. Cioè, a parte che mi dispiace, che sembra quasi che ci goda, e sono 42 e a Roma 4 pappine, quindi quello mi dispiace. Arte, sinceramente, da come la mette giù lui, sembra che il problema sia il portiere. Non credo che il problema del Torino 2016-2017 sia Gio Arte. Poi tutte le opinioni meritano attenzione, ma mi sembra un po' fuori. Mi sembra che il Torino sia Arte, Belotti più altri 9 esatto, quest'anno. Esatto, esatto. Poi invece volevo riprendere uno spunto, mi pare, di Giancarlo, comunque insomma della prima sì, email o messaggio sì, che ha letto Emilia, in cui diceva il tifoso che i singoli alcuni non hanno reso, ecco, poi magari ne parliamo meglio. Una, secondo me, delle responsabilità di Mihajlovic, sì, ho finito, al di là poi di quello che abbiamo già detto e tutto, è proprio quella che c'erano alcuni giocatori discriminanti che doveva lui farli fare il salto di qualità, penso a Baselli, a Benassi, la sfida Maxi Lopez che non ha tirato su agli Aic e non ci è riuscito. Allora, ci fermiamo, siamo sul 2-0 per la Fiorentina, tra poco c'è l'intervallo, quindi ci sarà un dibattito molto intenso. Vado però da Veronica. Un attimo di pausa, ma torniamo subito. Continuate a seguire la partita insieme a noi. A tra poco.
Bentornati a Goglio Granata, molto malcontento in studio per questa prestazione del Toro che sta perdendo 2-0, finito il primo tempo, quindi 2-0 per i Viola, gol di Saponara di Kalinic e Giuseppe Pallavicini, possiamo dire che è andata ancora bene forse. Eh beh, 2-0 va benissimo, se no poteva essere grande bene. Arte, dobbiamo dirlo a quel signore, grande arte che stasera ha fatto 3 o 4 parate, se no poteva essere il bottino della Fiorentina un po' molto di più. Dobbiamo cambiare qualcosa sotto l'aspetto della determinazione e della cattiveria e massima attenzione, perché non si può prendere gol, specialmente il secondo, su calcio, su palla inattiva, sul calcio d'angolo, e la marcatura è una marcatura sbagliata, dietro invece di essere di fianco nella protezione della porta e guardando l'uomo. Però, anche se Calici di testa stasera, è alto, è difficile, sì, ho capito, però c'è una gara di saltatori. Si stava parlando qui che c'era lì Barreca, io dico, ma Barreca mi stanno dicendo che è uno che marca uno dei due attaccanti, sì, sì, sì. No, però gli attaccanti ce n'hanno solamente uno, la Fiorentina, poi c'è, sì, Tello e c'è Chiesa laterale. Che sono bassi peraltro, alla sua portata. Però, come atteggiamento, le gol subiti, mi sembra il Torino stasera, io a volte uso il termine, è un po' sceso in campo come il tacchino del giorno dell'ingazzamento, un po' rassegnato, anche se la Fiorentina doveva avere un ambiente particolarmente ostile, invece il Torino continua questa maledizione, non vince a Firenze dal 1976, gol di Ciccio Graziani. E diciamo che adesso più che pensare alle statistiche favorevoli, sfavorevoli, qui sì, bisogna proprio pensare al tacchino. Torino che è veramente depresso, l'ambiente del Granata è veramente depresso, la partita di stasera lo ha dimostrato, i giocatori sono quasi i primi a non crederci. Io vedo soprattutto messo molto molto male il centrocampo, alla base di tutto in una squadra come il Torino mi aspettavo da questa squadra i tre del centrocampo reattivi, capaci di fare contemporaneamente, distruggere il gioco avversario e proporsi da subito anche dando una mano agli attaccanti. Qui invece questo centrocampo non dà una palla che sia una palla a quei tre poveri là davanti, l'unico che si è dato da fare stasera. Però scusami, Mialdo ci voleva Kučka, un centrocampista di peso e non è arrivato. In difesa il Torino ha trattato Simunovic e Vida, non è arrivato nessuno dei due. E a gennaio neanche, insomma, obiettivamente mi sembra che il Torino manchi di fisicità nell'organico. Torno invece al discorso di cui ha parlato Alessandro, per me la colpa più grave in questo momento è non aver valorizzato dei giocatori come Baselli. Ti posso fermare un attimo perché è un discorso lungo? Allora, c'è stata questa polemica in settimana, e vado da Veronica, tra il direttore del TG4 Mario Giordano, grande tifoso Granata, che ha scritto su un sito, io penso abbia scritto più da tifoso che da giornalista, delle critiche pesanti dopo la sconfitta contro la Roma, e Mihajlovic ieri si è lamentato per questo. Poi c'è stata anche la controreplica di Giordano, ma quella non l'ascoltiamo, se no non si finisce più. Cosa aveva detto Giordano e come ha commentato ieri Sinisa? Mi affido a Veronica. Sì, Ale, Giordano è stato un po' brusco in effetti con Mihajlovic, ha detto: oggi abbiamo un tecnico che manda in campo un branco di mammolette e poi è sempre pronto a scaricare la responsabilità su altri, con la complicità di giornali filo bianconeri che giocano al tanto peggio, tanto meglio sulla nostra pelle. Il fermento forse è a tutto sport che esatto. Critica un po' la società. Poi ha aggiunto, senza avere il coraggio di dire una cosa semplice, anche 11 paracarri contro la Roma avrebbero avuto più cuore e più forza di quei fantasmi vestiti di Granata. Cairo compra un presidente, titolava tutto sport. No, bisognerebbe solo comprare un po' di dignità e magari un allenatore che, anziché continuare a raccontare palle, dimostrasse di averle davvero. Allora, questo Giordano, e ovviamente Mihajlovic ha risposto ieri. Mihajlovic ha replicato dicendo: le critiche dobbiamo accettarle anche se arrivano da qualcuno che dimostra di conoscere poco di calcio. Ma le offese no, non sono un uomo che pone l'altra guancia. E c'è un giornalista noto che ha detto delle cose non vere. Non si può parlare di branco di mammolette e paracarri. Queste sono offese. Le parole sono importanti, soprattutto chi le usa per mestiere. E la violenza è anche verbale, quando si usa la penna come manganello. Questo riferimento ovviamente a Mario Giordano, quello che ha detto. Esatto. Ha detto, e chi dice che non ho le palle non mi conosce. E forse è anche meglio che non mi conosca. Chi l'ha scritto è meglio che me lo dica in faccia, senza nascondersi, ma dubito che succederà. Dubitiamo anche noi. Però. Venga a me, dire in faccia che non ho palle, no? Più o meno ho detto una cosa simile. Ecco, però mi sembra, Alessandro, allora, delle due l'una, cioè
o il Torino è una squadra che ha queste difficoltà perché è stata allestita male, con la difesa smontata e costruita in maniera non idonea a fine agosto, manca il tassello anche a centrocampo e insomma non è una squadra completa per lottare per l'Europa League, oppure la squadra è completa ed è Mihajlovic che non riesce a valorizzarla. No, cioè mi sembra che sia una posizione imponente. Ne mi ha già fatto più volte in privato, ti rispondo, ti deludo, io non sono molto d'accordo con questa visione. Secondo me c'è una grossa responsabilità principale da parte della società del modo in cui è stato condotto il mercato. Mihajlovic però non è sicuramente esente da colpe, ne abbiamo già parlato, il suo diciamo essere a tutti i costi un personaggio, integralismo tattico, quello che ho detto prima dei giocatori che non ha valorizzato. E poi aggiungo un'altra cosa che non è sempre stata detta: se noi guardiamo la classifica uno può dire vabbè più o meno il Toro nono ci può anche stare. Il dramma, la cosa negativa è che il Toro da novembre a oggi non è nono, non so se è terzo ultimo, quarto ultimo, ma il trend è veramente molto pesante, quindi è questa la responsabilità anche, è da qui che si vede anche secondo me la responsabilità di Mihajlovic che ha grandi colpe. Detto questo però Giordano veramente pessimo, prima di tutto intempestivo, secondo la terminologia che ha usato veramente per farsi compiacere dai tifosi, e questi interventi c'è il sospetto che vogliano accusare Mihajlovic forse per difendere in maniera totale la società che comunque non è esente da colpe. Ecco Giuseppe, perché in effetti mi sembra che anche i tifosi, poi ci legge le mail Emilia, sono divisi, cioè qui prima c'è qualcuno, quasi tutti accusavano la società, soprattutto per il mercato di gennaio, oltre quello che è di agosto. E adesso ovviamente Mihajlovic, che forse ha chiesto molto dal punto di vista fisico ai giocatori a inizio campionato ottenendo tanti punti. Però il Torino non ha grande organico, forse 13-14 giocatori, alcuni giocatori magari hanno finito la benzina fisica e anche a livello mentale non ce la fanno più, e poi ci sono stati gli infortuni in difesa, insomma una concomitanza anche quello, di fatti. Anche quello, un po' tutto insieme, però io parlo che il nostro amico giornalista tifoso del Toro poteva Giordano. Anche stare zitto, che era la miglior cosa, in poche parole. Non si può parlare sempre ogni volta quando il Torino va male, offendere anche i giocatori, perché sono stati offesi anche i giocatori. A me se mi dovessero dire che sono una molesta, perdonami se ti vengo sopra. Non si può. Immaginati la scena di Giordano, bello da casa sua, che si tira fuori la tastiera e scrive un branco di mammoletta. A me veramente mi fa pietà una scena del con genere. Con la Roma è taxo, perché la Roma tecnicamente è nettamente allora, superiore. Allora l'Inter è una squadra di mammolette, come ha fatto ieri. Perché, comunque non la questo. Roma in questo momento... Facciamo finire la io ricordo, niente, si manca, io mi ricordo tempo fa, quando eravamo... Due mesi e mezzo fa noi eravamo quarti o quinti in classifica, nessuno parlava in questa maniera, anzi tutti parlavano di Champions League, no? Mi ricordo. Sì. Non c'era bisogno di comprare giocatori, Io mi ricordo anche un'intervista del mister che ha detto: noi giocatori in questo momento non ci servono perché tutti quanti si sta bene. Perché abbiamo anche qua, hanno giocato sempre gli stessi giocatori, però era un momento che la squadra andava a 150 all'ora e non c'era niente da dire. Allora adesso tutti cominciano a parlare perché si sta giocando male, si è preso 4 gol a Roma, ci può anche stare, si gioca con la seconda migliore del campionato, la Fiorentina, ecco, io posso in questo momento posso dire la Fiorentina, ma c'era già stato un allarme quando abbiamo vinto 5-3 col Pescara, perché vincendo 5-0 abbiamo preso 5-3 in 10 minuti, se si andava ancora 10 minuti la partita si poteva anche però anche c'è anche una grande differenza ancora evidenziata in queste due trasferte contro Roma e Fiorentina, tra partite in casa in cui il Torino comunque ha perso solo con la Juve, mi sembra, in casa, e partite in trasferta. È vero che in casa hai ultimamente fatto molti pareggi con l'Atalanta, col Milan, però comunque in casa il Toro non è un branco di mammolette, come ha detto Giordano. Come te lo spieghi? Questo, no, non è che me lo spiego. Purtroppo per andare anche in Coppa, in Europa, devi vincere qualcosa anche fuori. Devi fare almeno 4-5 partite da vincere fuori. Lui può darsi che si riferiva a questo, che fuori casa è un'altra squadra, e questo purtroppo ci deve essere anche la mano un pochettino dell'allenatore. L'allenatore saprà il motivo e perché in casa siamo
andiamo fortissimi e vinciamo, fuori casa invece andiamo e... Antonio, adesso ti dico già, non è mai piaciuto moltissimo Mihajlovic, nemmeno quando il tuo andava bene. Mi sembra però che finisca adesso col fare il parafulmine Mihajlovic anche per colpe non sue. Cioè, comunque il Torino alla fine ha venduto Glick, ha venduto Maximovic, ha giocato con Castan che ha fatto un ottimo girone d'andata e Ossettini che non doveva essere il titolare e tutto sommato ha fatto un bel campionato. Ti rigiro un po' la frittata, nel senso che è vero, fa un po' da parafulmine adesso per tutte le critiche che gli stanno piovendo addosso, ma perché se l'è cercata alla fine lui, dopo essersi costruito un alibi per varie giornate, adesso ovviamente la rabbia è convogliata verso l'allenatore. Innanzitutto, permettimi, a Firenze è molto difficile vincere, perché la Fiorentina è con Roma e Juventus l'unica squadra che il campionato in casa non ha mai perso. Quindi non so di cosa stiamo ancora parlando, di una sconfitta... No, parliamo realtà, 5 minuti, due vittorie nelle ultime 12 partite. Quello è vero, assolutamente, però nello specifico di questa partita, Fiorentina 2, Torino 0, cioè c'è poco da fare. Nel discorso generale del campionato Fiorentina non aveva mai perso in casa, è quasi impossibile, era quasi impossibile pensare alla vigilia che il Toro facesse il risultato a Firenze. Tutto Renato, ti chiedo, allora innanzitutto, queste due vittorie nelle ultime 12 partite e due vittorie contro il Genoa, comunque la partita equilibrata prima di Natale, e il Pescara, quindi non due squadre, cioè quindi stiamo parlando della quintultima e dell'ultima, e per il resto il Toro non ha vinto e anzi alcuni pareggi tipo quello con l'Atalanta ha rischiato di perdere. Col Milan meritava di vincere obiettivamente, ma con la... però c'è un'involuzione fisica e soprattutto sembra che il fatto di avere obiettivi fa scende in campo i giocatori con rispetto alla partita andata con la Fiorentina con la Roma con un altro atteggiamento. Io penso anche che si tratti di una questione psicologica, il fatto di avere quasi toccato il cielo con un dito, di aver parlato addirittura di zona Champions in momenti in cui la squadra effettivamente andava bene ma non poteva avere queste ambizioni, ha fatto andare troppo in alto le ambizioni dei giocatori, per cui poi quando sono subentrati dei momenti negativi, io ne inquadro due, il derby, il modo in cui si è preso il gol del pareggio dell'1-1 che è stata veramente una sfiga clamorosa, sì. Quel gol io ce l'ho sempre in mente, bastava chiuderlo quel primo tempo in vantaggio e non credo che il derby sarebbe finito così male come è finito, e poi la partita col Milan, sbagliare un rigore in quella maniera sul 2-0 come l'ha sbagliato gli Aic, e sono episodi che poi condizionano tutta una stagione, poi mettiamoci gli infortuni, mettiamoci il fatto che Mihajlovic giochi sempre alla solita maniera con questo 4-3-3 in questo modo qua, mettiamoci i difensori che non saranno all'altezza. Io vi ricordo comunque da esperto di calcio internazionale che i signori Glick e Maximovic, allora il Monaco è vero che in testa nella Ligue 1, ma il signor Glick sta facendo tante di quelle cappelle in difesa che... Dio ce ne liberi. Di Maximovic preferisco non esprimervi, gioca poco e quel poco che gioca non dico che è a livello di Aieti, ma insomma diciamo Glick che bendato che Aieti così sicuramente, ma il problema non è Glick e Maximovic, che tanto ripeto andavano, si sapeva già che andavano via, il problema speso qualche è che non sono stati più poi adeguatamente io per conto mio i soldini li avrei spesi, ma non in difesa, io li avrei spesi a centrocampo, perché lui in centrocampo è un centrocampo debole, sotto l'aspetto di fisico, bravo. Non ha fisicamente, quando noi siamo a posto il centrocampo andava a 100 all'ora, arrivavamo sì. Sempre sulla però palla noi, poi dopo abbiamo perso Valdi Fiori, Luchi, Baseli, Benassi non hanno peso, però centrocampo sì, allora bravo. Anche da casa c'è chi difende Mihajlovic e chi no. Allora, il 15% delle colpe sono del mister ed è anche il più facile obiettivo da parte degli indifesi Scudieri Cairotti. Diamogli 4 difensori veri e 3 centrocampisti di sostanza. Fabio Capello diceva che un mister conta il 25%, non di più. Poi magari Sinisa va in Cina, ne arriva un altro e i problemi saranno i soliti con diversi protagonisti. Sono i giocatori che fanno la partita, non gli allenatori. Metti Sinisa al Real, perde lo stesso le partite? Io penso proprio di no. Se hai giocatori buoni le partite le vinci, se invece bene, sono mediocri i risultati saranno altrettanto. Non prendiamoci in giro, il Toro è stato costruito senza un criterio. C'è invece chi scrive a Mihajlovic: Sinisa, il tuo progetto dura 2 anni, primo anno buttato, te ne resta uno, non lo sprecare. Leggimi anche i nomi poi di chi scrive quando si possibile. Questo era Alessandro Costa. No. Anche le altre. No, siccome poi mi accusano che ce l'hai inventato. Sì, no, questo è stato Mappo. È Mappo, bene. Sì.
Quello che non mi è chiaro è queste frasi di circostanza e bla bla bla, chi te le scrive? Ovviamente è rivolto a Miha. Lo sai che Cairo ti sta usando come parafulmini, vero? Perché non cambio, almeno ci provi la formula e la tattica durante le partite d'ora in avanti? E Rotor invece anche lui è deluso da Semisa. Purtroppo è diventato anche lui aziendalista e difensore della Real Casa, e quello che più infastidisce è che sia stato zitto senza commentare il mercato di gennaio come aveva dichiarato. Questo è un punto importante. Cioè Mialo ci aveva detto a gennaio aspettiamo a fine mercato, poi commenterò. Alla fine è arrivato Iturbe e Carlao, con tutto rispetto. Non è che ha fatto casino, si è lamentato ufficialmente, sì, ha un po' accettato. Che però lì forse ci hai visto giusto tu, che ormai a fine gennaio Mialovic quasi cominciava già a essere rassegnato forse, quindi anche per quello. Perché poi avevi detto la frase, dobbiamo noi stare agganciati al treno per l'Europa per invogliare la società a spendere. No, voglio dire una cosa sul centrocampo, quest'anno, perché poi col senno di poi io avrei sbagliato, però teoricamente quest'anno doveva essere l'anno della consacrazione o comunque del netto salto di qualità di Baselli e Benassi, e non è stato così. Se avessero fatto il salto di qualità all'inizio segnavano 4-5 gol, li esaltavamo. No, però ci sta che a centrocampo non si sia intervenuto in modo massiccio, perché nei piani e diversi ci credevano, fra cui lo ammetto anch'io, Baselli e Benassi facevano una stagione diversa. E poi Valdifiori sta entrando Rossettini intanto, e poi Valdifiori deve essere il regista che mancava da anni. Valdifiori invece, a me una cosa, avevo previsto che non avrebbe fatto fare quel grande salto di qualità, perché ripeto, Valdifiori è uno che ha fatto un anno buono con Sarri, che come farlo con Zeman. Sì, allora sta entrando Rossettini, dobbiamo fermarci, sta per iniziare il secondo tempo, vado da Veronica. Una piccola pausa ma torniamo subito, restate con noi sempre qui su Orgoglio Granata, non cambiate canale, a tra poco. Bentornati a Orgoglio Granata, iniziato il secondo tempo di Fiorentina 2-0 per la squadra viola.
Nell'intervallo proprio non ce l'ha fatta più Mialic, ha tolto Ajeti, che credo che non scenderà mai in campo a partite ufficiali col Torino a meno di epidemie clamorose. È entrata Rossettini, che clinicamente è guarito, non è al meglio della condizione, ma evidentemente Giuseppe non ci conta più su Ajeti Mialic, cioè gli ha dato ancora mezza chance. Penso ma... che gliene ha date parecchie chance, no? E allora purtroppo cosa posso dire, non è ancora pronto per giocare a questi livelli, anche perché ha fatto degli errori che l'ha ripetuti questi errori qua, essendo un difensore, e se sbagli paghi. E oltretutto sembra continua questa maledizione a Firenze, dove il Torino non vince dal 76, non l'anno dello scudetto, l'anno successivo, a dicembre, il Torino vinse 1-0 con un gol di Ciccio Graziani. Da allora Firenze è stato campo tabù, non ha vinto almeno nel 2014, quando c'era quel penalty di Ciarci al 90esimo con la Fiorentina, insomma, che il portiere Rosati l'avrebbe anche fatto segnare, ma gli ha calciato addosso. Io però mi ricordo, Veronica, una vittoria recente del Torino a Firenze. Sì, la vittoria nel 2008 di Coppa Italia, che dove il Torino vinse appunto con il gol di Rolando Bianchi. Di cui indossi la maglia. Esatto, indosso la maglia di Rolando Bianchi, che oltretutto ha anche segnato con la sua prima presenza alla Provercelli, ha segnato il suo primo gol. Ecco, complimenti per il gol, un po' meno per questo look. Però tu sembri chiuso che ha ancora i capelli. No, vabbè, anche la barba. Però complimenti a Bianchi e a Marino Longo che l'ha scelto per l'esperienza salvezza della Provercelli, insomma. Dopo il Torino non ha più trovato una sua identità precisa, speriamo abbia questa chance ulteriore. Vado in terza fila, non ho fatto ancora parlare ai tifosi, li faccio parlare al secondo tempo, cosa ne pensano di questo inizio di partita veramente non felice? Non emozionatevi, no, eccolo, vai. Buonasera. Poi abbiamo una squadra proprio che quest'anno proprio è una delusione completa. Non si aspetta un ribaltone nel secondo tempo? Io spero che almeno un gol il Gallo lo faccia, ma se andiamo avanti così una difesa. Adesso ieri sul giornale parla che ne manda via già 15 o 16, diciamo, speriamo. Di nuovo la squadra, insomma, non si può andare avanti con un presidente così. Fra poco andare a comprare al Cenisria. Il problema è che andare via veloce, forse. Ma comunque, tra poco torno a voi, c'è la telefonata, la tocca a Veronica. Sì, abbiamo Livia con noi al telefono. Buonasera. Oh, buonasera. Buonasera, Livia. Senta, io manderei via il portiere, l'allenatore, e poi da quando ho messo i soldi per Velotti, il Toro non ha più giocato. Io ho 40 anni che faccio la bocca. Mamma mia! Comunque, adesso ne abbiamo preso so 42, sarà 47. Comunque, questa persona qua, allenatore, ha mandato via dalla Sampdoria, ha mandato via dal Milan. Ma cosa ce ne prendiamo a fare le cose in scarti degli altri? Cosa prendiamo? Non abbiamo più allenatore, questo non va bene, non va bene. Niente da fare. Va bene, Livia, abbiamo capito la sua posizione. No, lo so, lì, che non è che è stato mandato via da tutti i posti, Mialic. È stato anche corteggiato da molte squadre. Ha cambiato. Perché non mette Padelli? Ancora con Padelli? No, è la seconda. No, vi siete messi d'accordo con quello di prima? Cioè, siete parenti? Mandiamogli a Padelli questa puntata. No, dai, non è così. No. Che partita, guardate. No, la ringrazio, però mi fa strano perché penso due sole persone al mondo preferiscono Padelli a Joart e ci hanno telefonato stasera. La ringraziamo per il suo intervento. Emilia, cosa ne pensi? Vedo Emilia un po' sdegnata da questo intervento. Non lo so, cioè che partite state guardando? Cioè, beh, Emilia, perdonami, se guardano noi non sta vedendo la partita. C'è il computer, andiamo ovviamente. Siamo lì grazie ad Arte e a Velotti quest'anno, cioè se non ci fossero stati loro due a quest'ora eravamo al posto del Pescara. Sentir dire che Padelli è meglio di Art, veramente, cioè, ripeto, nemmeno il procuratore di Padelli direbbe una cosa simile. È ovvio che sia uno sfogo dettato da 2-0 segnato adesso da Fiorentina, ma effettivamente Art non solo non poteva fare nulla sui due gol, ma anzi ha salvato 10 gol, quindi non poi la gente si lamenta della difesa, no?
La domanda deve essere: il portiere Joe Hart è a livello di forza, di bravura, in linea con la difesa più scarso o più forte? Secondo me, al di là del confronto con Padelli, la risposta a questa domanda è chiara. Vado in terza fila, che c'è una giovane presenza che vuole dire. Come ti chiami? Marco. Ciao Marco, allora cosa ne pensi del campionato e di questa partita? Ma cioè, se il Toro non sta giocando molto bene, secondo me dovrebbe pressare di più e il Gallo dovrebbe fare almeno un gol. Non ha molti palloni poi il Gallo, mi spiace. Senti, chi ti piace più quest'anno, a parte Belotti? Padelli. Mi piacerebbe vedere al posto di Iaco i Turbe. Ah, tu vesti Turbe, ecco. Turbe che in effetti non è ancora esploso. Perché secondo me potrebbe fare di più, perché è più veloce di Iaco Falche e secondo me ha più precisione nei tiri e nei cross. Continuiamo in terza fila, voglio dire qualcosa. Bueno, no, siete un po' timidi, no, dite qualcosa. Scusate, facciamo parlare il nostro amico, prego. Come si chiama? Aldo, buonasera Aldo. Vedere il Toro come sta giocando è quello che ci aspettavamo, ci volevamo aspettare, e purtroppo è una delusione. Certo che con un centrocampo che non c'è, che è debole, non diceva giustamente prima, non sufficientemente duro. Sì. È una difesa così, è difficile andare avanti meglio. Vabbè, allora facciamo una parentesi, perché oggi è un giorno importante, c'è una versione importante, perché il 27, vediamo prima l'azione, no, ti chiedo Antonio, possiamo commentare questo inizio secondo tempo? Forse sì. Ancora più Fiorentina che Torino. No, chiaramente più Fiorentina rispetto al Toro, non è cambiato il fine della partita rispetto alla prima frazione di gara, soprattutto Fiorentina che si è di nuovo portata a ridosso dell'area di rigore di Hart, sempre con Chiesa che sta davvero vincendo il duello con Barreca sulla fascia, cross in mezzo, traversone basso, si è avventato sul pallone Teglio, che scusate, Saponara, che ha tentato di girare con il destro, palla di poco a lato. Comunque Toro che sta ancora soffrendo. Allora, diciamo che sta spiondando vicino alla Fiorentina al 3-0, che il Toro all'1-2. Assolutamente, sì. Ecco, Giuseppe, anche tu condividi questa analisi? Sicuramente. Non vedo niente, voglio dire, guardarla mi fanno anche pena, devo dire la verità. Adesso arriviamo fino lì, portiamo palla, persa la palla, eccoli. Oltretutto Mialo sta facendo il secondo cambio, mi pare, Gustafsson. Sì. Quindi in realtà cerca di lanciare un gioco, fino adesso un cambio in intervallo, Rossettina al posto di Aieti, sta per entrare Gustafsson, insomma si cerca di dare spazio ai giovani, visto che è una partita ormai compromessa, non è nato, insomma. Assolutamente, direi che comunque questo cambio ci sta tutto, probabilmente uscirà Benassi, che forse per via del cartellino giallo che ha preso nel primo tempo, uno tra Benassi o Lukic dovrebbe uscire. Il Torino può fare come il Borussia Mönchengladbach stavo per arrivarci. La Fiorentina comunque quest'anno non è mai stata costante nelle sue prestazioni, ha sempre concesso qualcosa in ogni partita, per cui speriamo che magari il Torino non si dia una mossa e in fondo è ancora sotto solo di due gol, basterebbe segnare un gol e la partita si riaprirebbe. Certo che ci vogliono i prodromi per segnare, qui sta giocando di nuovo ancora la Fiorentina bene, e quindi è difficile, allora, più che altro che si suicidi due volte in una settimana la Fiorentina, più che altro. Ah, però non è detto. Si può sempre sperare. Non è detto. Vabbè, noi allora direi di anticipare la pausa adesso, perché poi c'è una pagina importante, perché oggi è un avversario che riguarda Valentino Mazzola, e c'è stata la bellissima intervista di Aldo Cazzullo a Sandro Mazzola nei giorni scorsi su Corriere, è una più bella intervista che ho sentito, e soprattutto ha detto degli aneddoti davvero che io non sapevo, Mazzola, pur conoscendolo, avendolo conosciuto negli anni passati. Ci dobbiamo fermare, vado allora da Veronica. Un attimo di pausa, ma torniamo subito con altri commenti sul nostro Toro. A tra poco.
Ma neanche da una. Siamo andati in studio, il gol di Morata è successo, poteva esserci. Esercici la svolta, penalty per il Torino, fallo di Salcedo su Boucher, calcio di rigore, è andato Belotti, come promesso Dami Aluic, ma l'ha calciato male Giuseppe, quantomeno. Vabbè, un rigorista, 10 attaccanti, un rigorista. Sì, ma io non traverso capisco come mai questa, questo si poteva riaprire la partita, era un'opportunità importante. Rigore che c'era, poi il penalty, il quinto fallito e il terzo sbagliato da Belotti, che non li sbagliava da agosto, ha sbagliato contro Milan con le prime giornate, certo aveva l'occasione di dimostrare a Miagio che era lui lo specialista, invece non ha fatto. Ha mandato una email a Tata Rosano. Mi dà l'impressione che già anche questi rigori, no? Si parlava prima che la squadra non è concentrata, ha un pochettino di paura quando sta giocando, lo sta dimostrando stasera. Alessandro, un giocatore come Belotti, rabbioso su ogni pallone, insegue l'avversario nella traguardia eccetera, poi va dal dischetto e un po' si ammoscia, mi ricorda un po' Ciccio Graziani, che tirava così i penalti, no? Qualche volta Giuseppe, si emozionava. Ma li faceva però. Li faceva? Sì. Beh, qualcuno in Coppa Italia, finale Coppa Italia. Io non mi ricordo che lui ha sbagliato qualche rigore. Poi Alessandro, come ti spieghi che Belotti, Giuseppe, che è un giocatore così grintoso che... Ale, a parlare qua. No, dimmi tutti, tutte le stesse domande. È così grintoso, poi va dal dischetto e gli tremano un po' le gambe. Questo non lo so, questo ti fa capire che in questo momento la squadra e anche i giocatori non sono a posto fisicamente e anche con la testa. C'è anche un discorso dopo che sbagli tre anche psicologico. Però non lo sbagliava ad agosto. Non ho capito, sbagliava ad agosto, ma l'anno scorso insegnava. L'allenatore ti dà fiducia, no? Perché lui ci crede su un Belotti. Perché Alessandro, io capisco se tu sbagli il penalty, uno come Belotti, se ti la sassata ti alto, ma non ha tirato convinto questo penalty. No, ho capito, però appunto c'è un discorso psicologico qua, non è che ha tirato con sufficienza come fece gli Aic o col Milan, ecco. È proprio un rigore tirato, cioè, ricordiamo che lui ha anche lo stimolo di lottare per la canonieri, esatto. C'è stato l'episodio di Empoli con Iago Falchi che gli ha tolto il pallone, adesso lui è specialista, va dal dischetto e lo tira così male. Antonio, tutti i nervosismi che ovviamente non fanno bene alla squadra, in questo caso preso un po' della frenesia di riaprire la partita, e ci può anche stare questo, e appunto come hai detto tu è un errore in realtà dettato non dalla sufficienza ma dalla voglia più che altro di riaprire, aveva tirato una mina che si è stampata sulla traversa prima di uscire poi alta, e forse proprio per questo motivo. Attenzione intanto. Il gol di Belotti. Allora, mi fai l'inquadratura per favore su Alessandro. Veronica, cambiamo il gol. Allora, è cambiato il punteggio. Belotti prima ha fatto il penalty, poi è stato il gol dell'1-2. E allora davvero ci crediamo un Toro stile Borussia Mönchengladbach? No. Antonio. Sì, allora innanzitutto per quanto riguarda il gol, posizione regolare di Belotti, è stata vista con il replay, che ha sfruttato l'assist probabilmente dalla destra in area di rigore, colpo di testa, facile, porta praticamente sguarnita, e la messa dentro si è riscattato ampiamente del rigore sbagliato. E attenzione, quindi, il solito gol che prende la Fiorentina su calci piazzati, praticamente fotocopia di quelli che ha preso col Borussia e Mönchengladbach, fa ben sperare, perché proprio questa squadra ha dei problemi di concentrazione gravi sui calci piazzati. Peraltro è importante che Belotti, pochi minuti dopo il penalty fallito, che poteva un po' abbatterlo mentalmente, trovi la forza di segnare il gol che riapre la partita e soprattutto gli dà una spinta psicologica. Gli dà il morale per continuare una stagione che fin qui è stata positiva. Sul rigore dico solo una cosa, avesse fatto un passo di più nella rincorsa l'avrebbe segnato. A parziale consolazione, quello che dico non c'è la controprova ovviamente, però credo che è stato talmente ravvicinato il gol di Belotti al rigore sbagliato che forse se segnava il calcio di rigore magari il 2-1 l'avrebbe fatto, quindi a parziale consolazione. Sì. Vado in seconda fila, torno a fare il giro da Fabio. Stavo guardando Ale che se non sbaglio la palla per Belotti gliel'ha messa Moretti, giusto? Sì. Se non sì, proprio vuol dire che
è un altro che comunque ci crede e combatte fino alla fine. Poi si vedeva che era... Facciamo anche, diciamo qualcosa anche, anche su Bogé, che si è provato il penalty, certo, dimostrazione che molto bravo. Bogé, insomma, sta tornando quello inizio campionato. Ma il limite di Bogé l'abbiamo sempre detto, se non sbaglio, Ale, proprio il fatto che non tiri in porta. Purtroppo, come anche Iai, che arriva al limite, fanno tutto bene e poi non ci provano. Primo tempo, se ci ricordiamo, quell'occasione di tiro col... con la gamba sinistra che ha preferito metterla in mezzo, che poi quella palla è stata persa. Bogé gioca bene quando parte dall'inizio e esatto, meno bene quando allora, e mi sembra anche che la squadra sia meno lunga. Aggiorniamo il computo dei gol del Torino: 18 Belotti, 10 Iago Falchi, manca l'appello Ljajic che ha fatto solo 6 gol, ma soprattutto ha fatto 5 gol in 5 partite. E dal 5 novembre ha segnato soltanto un gol, quello sul Pescara, col Pescara, partita ampiamente acquisita. Quindi è mancato Ljajic quest'anno, obiettivamente. È mancato Ljajic, ma Ljajic secondo me ha fatto due partite buone. Io me la ricordo: una, una punizione meravigliosa contro il Benfica, ma non voleva niente. No. Una buona partita con la Pro Vercelli, e poi forse ancora una in campionato. No, quei sì, 5 gol. Sì, 5 gol li ha fatti, però non è, come diceva Ale giustamente prima, Mihajlovic non è riuscito a farlo rendere, ma non solo Mihajlovic, è una costante di questo della giocatore. Sua carriera, quindi colpa proprio, sua, ma sì, è proprio il suo modo di concepire come scendere in campo, è fatto così, si sapeva, croce edilizia. E aggiungo solo una cosa, per la telefonata di prima, Padelli non giocherà più nel Toro perché ha firmato per la nuova serie televisiva di Walking Dead. Bravino Padelli, mi piace, ovviamente mi sembrano materiali preparati a le critiche. Spero per te di non per Padelli, sì, ma lo non possiamo paragonare altre Padelli, specialmente per quello che mi ha detto su Padelli in questi anni. Torno da Osanna per chiederti, insomma, se dopo questo gol di Belotti ci credi in una partita che sembrava maledetta e che invece adesso dà speranze. Più che crederci io, devono crederci loro. Maledetta. Comunque mi sembra di vedere comunque un tono, cioè, diverso. Stiamo rivedendo il gol di Belotti e sinceramente grande Emiliano Moretti. Sì. È veramente un monumento, certo. Emiliano dovrebbe essere il capitano del Toro. Cioè, terzo cambio, attenzione, terzo adesso cambio esce Bogé e io sono contenta di questo cambio. Comunque io ci credo in questo ragazzo, un conto credere gli Ajax, un conto però fare il cambio e togliere in questo momento della partita. Ci sta, ci sta che gli Ajax fresco possa. Siamo a metà del secondo tempo, 24. Ecco, forse essersi giocati già i cambi a metà del secondo tempo può essere un rischio? No. Ma stavolta no. Non ha sbilanciato la squadra, non ha messo quattro punte, non ha tolto centrocampisti, esatto. Per cui anzi sono cambi che ci possono stare. La Fiorentina è piuttosto calata. Osanna, torna da te, insomma, quindi con gli Ajax, Belotti e Iago. Tu ci credi? Intanto Ljajic deve dimostrare, perché in questo momento il fatto che non è stato messo subito in squadra dovrebbe dargli quella voglia di riscatto. Speriamo. Dai, in fin dei conti la Fiorentina comincia magari anche a pensare al fatto che dal 2-0 ha perso 4-2, magari comincia anche a pensare 4-2 con noi. Comincia però, anche a pensare il suo allenatore di aver messo un terzino sinistro a destra e un terzino destro a sinistra. Salcedo e Sanchez. Vado da Lorenzo. Allora, 10 minuti fa nessuno ci credeva più. Adesso, dopo il penalty fallito da Belotti e il gol di Belotti segnato, ci sono speranze. Le speranze, certo, ci sono. Sono sempre loro che ci devono comunque credere e metterci più determinazione in area e tutto. La difesa con l'entrata di Rossettini sembra che si sia ripresa e vediamo bene. Volevo solo dire una cosa quanto riguarda la cena che abbiamo il 2 di marzo. Praticamente volevo ringraziare tutti il direttivo che mi ha dato una mano a questo evento e soprattutto quelli che si sono prenotati per la serata. Vi ringrazio. Possiamo dire o non possiamo dire i nomi di quelli che vengono? No.
Sono giocatori di spicco, dai. Sì, sì. Sono giocatori di spicco. Sono degli ottimi. Ricordiamo ottimi, quando? Ricordiamo. Giovedì questo. Ma due c'è Master che fa giovedì 2. No, scherzo. No, no, no. Siete sold out? Sold out, due biglietti sì, siamo, sold out. Siamo completamente esauriti. Che peccato. Esaurito. Non noi. No, no. Sta seguendo la partita. È difficile seguire la partita. Certo. Se vuoi aggiungere qualcosa, Renato, aggiungiamo qualcosa. Ma è... Sei fiducioso adesso? Sembra cambiato il vento, come si dice ma talvolta. Al di là del vento, che sì, è vero, sembrerebbe cambiato un po'. Io volevo solo, è già stato detto, ma lo sottolineo anch'io, volevo solo dire quanto è stato bello l'intervento di Moretti in assist, perché per me è un simbolo, è un'idea di ciò che io mi aspetto da un giocatore del Toro. Ci ha messo, ci ha creduto fino in fondo e ha consentito poi a Belotti di raggiungere il risultato, il gol. Io vorrei vedere questo, ma non solo in difesa come già fa Moretti, non solo in attacco come fa Belotti, ma anche a centrocampo, perché secondo me il difetto di grinta ce l'abbiamo a centrocampo. Ecco, Moretti è anche un'ottima persona, adesso dobbiamo fermarci, poi l'ultimo quarto di partita, il lungo dibattito, ancora tanti temi, torno da Veronica. Una piccola pausa ma torniamo subito, non cambiate canale, a tra poco.
Bentornati al Goglio Granata, ultimi 15 minuti della sfida di Firenze, una sfida che sembrava compromessa, poi dopo il gol di Belotti che ha seguito il penalty fallito da Belotti, ovviamente il Torino e i tifosi come qui in studio testimoni sono un po' rianimati, anche se la Fiorentina ha avuto ancora delle occasioni. Ti chiedo Emilia di leggere alcune email. Sì, allora, in settimana ci sono arrivate delle email, come dicevi tu, e ci scrivono: prima della sosta ed un mese di mercato invernale davanti, eravamo all'ottavo posto a soli 4 punti dall'Atalanta, sesta. Bastava che gennaio il Cairo sborsasse i soldi in casa e probabilmente ancora potevamo essere in corsa. Da lì è iniziata la debacle, la squadra e tutto l'ambiente ha recepito che al presidente non interessa andare in Europa. A giugno occorrerà rifondare la squadra, di questa non salvo quasi nulla. Non l'allenatore che spero vada in Cina, portandosi dietro i suoi pupilli Ilić e De Silvestri. Non Baselli che venderei al primo offerente. In difesa solo Vecchi, Rossettini, Moretti, Castan, Carlao o Rotti. Ci sarebbe il Gallo da cui ripartire, ma sarà l'unico ad essere venduto, certamente. Si potrà ripartire da Zappacosta, Barreca, Benassi, a qua, merita di giocare di più Iago, troppo poco. Beh, però già una buona base. E allora, siccome il telespettatore parlava di impianti, Mialovic ieri ha parlato anche un po' dei suoi impianti stagionali rispetto, insomma, alle aspettative di qualche mese fa. Cosa ha detto Veronica? Sì, allora, Mialovic ha detto: ho letto cose brutte sul Torino, sui giornali, come se di società e di squadra ci siano solo macerie. Ma non è così. Se avessimo fatto gli ultimi due rigori avremmo 4 punti in più e saremmo lì a lottare. Ci mancano 4-5 punti per le prestazioni fatte. Ora dobbiamo concludere la stagione come la migliore in assoluto nella storia del Toro da quando ci sono i 3 punti a vittoria. Ecco perché il paradosso è che in effetti, pur avendo ottenuto 2 sole vittorie nelle ultime 12 partite, come numeri il Torino ne ha 4 punti più dell'anno scorso ed è in linea di poco inferiore rispetto al settimo posto del 2014 che va sulla Europa League. Però è anche vero che con 3 squadre sì, così allo sbando sul fondo è ovvio che tutte hanno fatto, esatto, un po' più di punti. Infatti secondo me la, purtroppo, mi dispiace tanto, ma la ricostruzione di Sinisa qua fa un po' di acqua. Un motivo è quello che hai detto te sul record di punti. Certo. L'altra cosa è che anche con 4-5 punti in più eravamo in corsa, purtroppo ormai no, perché siamo a meno 10, meno 11, quindi in corsa per il sesto posto non c'eravamo, ma poi il discorso... No, meno 13. Meno 13, quindi saremmo andati a meno 10, punti in più, meno 9. E poi il discorso dei 4-5 punti in più lo possono fare tutte le squadre, quindi sono cose che purtroppo lasciano il tempo che trovano. E purtroppo la cosa più peggiore è che non dico che ci sono macerie e che lui abbia distrutto qualcosa, ma il dato di fatto è che sembra ormai che il Toro a giugno dovrà ricostruire, quindi se non è che lui ha distrutto, scegliere tra Petrachi e Mialovic, qua chi vuole imbeccare, secondo me, no? Sì, cioè, okay, mi sembra abbastanza evidente, no? Che non, allora, se la scelta tra Petrachi e Mialovic, però ha le rischia di essere una non scelta. Cosa intendo? Che se a saltare è DS factotum Petrachi e viene un direttore sportivo nuovo, è anche facile che il direttore nuovo scelga lui un allenatore nuovo. No, perché mi sembra, chiedo anche Giuseppe, l'impressione che ci siano esigenze diverse, perché comunque Mialovic magari vuole scegliere certi giocatori, ad esempio con Valdifiore e Gioart ha fatto lui, ha fatto la decisiva, anche se Gioart è stata un'idea di Petrachi, però mi sembra, insomma, che ci siano alcuni giocatori che ha scelto Petrachi, Taxidis, Arieti, su tutti, che Mialovic non abbia mai visto, e ci sono magari delle scelte chiare di Mialovic che ha chiesto De Silvestri e Ilić, ce li ha ottenuti, alcuni invece tipo Kučka non li ha ottenuti. Mi sembra, insomma, che abbiano esigenze diverse, e quindi Petrachi, che molto, dopo 7 anni sono sempre dell'avviso che il direttore sportivo e l'allenatore devono andare d'accordo, passo, no, insieme, perché se non c'è questo è difficile poter fare. Però è l'allenatore che chiede i calciatori, quelli che lui nel modo di gioco che fa, lui chiede i giocatori e l'altro glieli devi prendere. Mi sembra ancora l'incudine del martello, perché ci sono le necessità del presidente, che ha bisogno anche di fare plusvalenza, di prendere certi giocatori, certi prestiti, e le richieste del giocatore che vuole una squadra molto forte. E Petrachi è un po' in mezzo a queste doppie pressioni. Però anche se un po' in mezzo, io dico sempre che bisogna fare una squadra se vogliamo puntare a qualcosa di importante. Non possiamo prendere dei giocatori che sono
quarta o quinta scelta, ma dobbiamo prendere le seconde o le terze scelte, visto che la prima diventa difficile perché ci sono altre squadre che hanno più soldi. Però ci sono dei giocatori che lui non voleva, però si è ritrovato lì. Cosa deve fare allora? Le deve mandare via? Ha mandato via dei ragazzini importanti, non hanno giocato, hanno mandato via, è andato via, come si chiama? Gomis, è andato via i tre Aramu, che era uno che doveva, e poi per conto mio un altro che poteva starci a centrocampo, per conto mio poteva essere Vives, vedendo il centrocampo com'è adesso, lui poteva fare ancora un anno. La scelta è stata insistere sui giovani, Luke e Gustafsson, e non su Vives, che insomma è... Sì, ma che fastidio dava Vives? Magari anche su lui di andare via per giocare. No. Mi dicono tutti di no. Assolutamente no. La cessione di Vives è stata una vergogna senza mezzi termini. No, però volevo dire, però Mihajlovic poteva già chiedere la cessione ad agosto. Mi ricordo che ad agosto Mihajlovic ha detto no, Vives non ha detto che vada via, perché comunque in uno spogliatoio lo considerava importante. Poi dal punto di vista tecnico, soprattutto con un Toro che giocava molto aggressivo, magari abbiamo detto il primo tempo, la Fiorentina da farne Antonio, ascoltiamo qui il secondo tempo almeno. C'è una Fiorentina che è molto calata rispetto alla prima frazione di gara, a ritmi più intensi da entrambe le parti, soprattutto del Toro che ha preso coraggio dopo il gol di Velotti. È stato un cross sulla destra, versione basso di Zappacosta, e Velotti per un soffio non è riuscito ad anticipare il diretto marcatore sul primo palo per insaccare, palla che poi ha tagliato l'area di rigore della Viola. Però c'è il Toro, c'è il Toro, c'è Zappacosta. Allora, diciamo che il Torino è andato vicino al 2-2 ed è forse la prima vera occasione dopo il gol di Belotti. Renato, hai sensazioni più verso il 3-1 o più verso il 2-2? No, assolutamente verso il 2-2, assolutamente verso il 2-2. Mi sembra che i tempi siano maturi per arrivare a questo pareggio. Il Toro ci deve credere, ce la può fare. Mi auguro che sia proprio un'invenzione dell'ultimo arrivato di Ljajić a dare questo pareggio, che a questo punto non sarebbe poi così Giuseppe, capisco perché ci doveva credere, ci deve credere, ma ci doveva già credere prima, anche perché questa squadra qua, la Fiorentina, ha giocato la bellezza di 90 minuti a un ritmo contro giovedì oggi sera. È lunedì, no! Attenzione, grande occasione Torino per il 2-2 ancora una volta dalla destra, ecco perché mi sembra che Padrone il Torino sia entrato in partita più perché ha mollato la Fiorentina. Certamente sotto l'aspetto fisico ha mollato, si vede, no? Però quanti minuti mancano, Antonio? Ne mancano 7 minuti più 4 di recupero, penso, quindi eravamo 11. Non sono d'accordo, secondo me il Toro sta giocando bene, iniziando a giocare meglio, non per demerito della Fiorentina ma per merito proprio, cioè proprio quei cambi a centrocampo hanno favorito insomma questo Torino. Adesso ci sta provando in maniera reiterata, sì, sta schiacciando la Fiorentina e doveva già crederci nel primo tempo. È inspiegabile il fatto che abbia sono stati certamente il grande Belotti, allora che il Torino stava spingendo, e Belotti ha fatto il 2-2 e è stato Gustafsson gol da attaccante vero, no? Nel mezzo dell'ala viola il pallone è sbucato sulla destra, Belotti si è avventato e grande risultato di Belotti, insomma un penalty. Mancano 6-7 minuti, 5 minuti, no, manca 9 minuti, adesso si può vincere, adesso Giuseppe può vincere, dicevamo prima sullo 0-2 è meglio che difenda il risultato. 2-2 non è una battuta, ecco, non è una battuta, Renato, quando parla di Toro stile forse con Cecco al back, da 0-2 a 2-2 più il penalty fallito, e quindi Giuseppe adesso sull'inerzia è giusto crederci. No, ma dobbiamo crederci, ma non mi venite a dire... Giuseppe l'aveva detto, no, adesso lo possiamo dire. La Fiorentina... Attenzione, la Fiorentina si butta avanti, Belotti è giunto a quota 18 gol, 2-2
impensabile fino a 20 minuti fa, poi il penalty di Belotti e due gol. 19 gol. Poteva essere 22 quei penalty sbagliati e con quelli che ha lasciato i compagni che poteva magari battere lui, ma evidentemente dal dischetto non è fortunato, insomma. Renato, dicevi diciamo una cosa: il cambio Agetti-Rossettini è stato determinante, esatto. Perché Rossettini ha dato una sicurezza in difesa, ha fatto un paio di lanci dei suoi di destro sventagliate che al Torino mancavano come il pane. Adesso però attenzione, la Fiorentina si butta in avanti. Il Torino da 0-2 a 2-2, una partita che sembrava davvero persa. Entra Antognoni, un pareggio che eventualmente non cambia molto a livello di classifica, ma cambia molto dal punto di vista psicologico. Alessandro, per riuscire a portare a casa un punto in una serata che sembrava maledetta, al via del punto che poi non cambia molto a livello di classifica, molto mi ha veramente impressionato e devo essere onesto, molto sorpreso la reazione del Torino, che pur non avendo diciamo obiettivi di classifica ormai, purtroppo io pensavo che dopo il 2-0 la squadra non avesse questa reazione, invece l'ha avuta ed è una cosa molto ammirevole. E aver visto Belotti attenzione esultare, che adesso la Fiorentina sta spingendo via. Aver visto Belotti esultare così e andare sotto la curva, un grande segnale secondo me. Sì, ha fatto grande esultanza Belotti, che proprio forse anche deluso per il penalty fallito, però stasera due palloni, due gol ha avuto. Un altro giocatore che ha giocato una gran partita, sta giocando bene. Giuseppe. È sempre lui, lo vedi come lotta di quel di là. Prima non era così, ma più che altro era un po' tutta la squadra che non c'aveva quel mordente. Adesso anche Baselli sta giocando una bella partita e stava diciamo giocando bene anche nel primo tempo. Il Torino ha determinato l'esonero di Oddo al Pescara. Stasera può determinare il zone di Paolo Sosa. Insomma, ci potrebbe anche stare, ma non il clima. Non credo se il risultato sarà questo. Non sarebbe giusto. Se nel caso in cui il Torino la ribaltasse, potrebbe. Ma tanto solo da fine anno la via comunque. Sì, esatto, non avrebbe senso esonerarlo adesso. Giuseppe, cosa deve fare adesso? La Juventus, cosa vuoi fare? Cosa deve fare adesso il Torino? Insomma, attaccare con giudizio o gestire 2-2? Dobbiamo andare per vincere la partita. Loro sono un pochettino tanto ai fini della classifica, tanto, il punto non cambia. La reazione c'è stata anche per gli eventuali complimenti, proviamo a vincere. Vabbè, penso che intanto tra poco ci sarà il brindisi Santero 258 che abbiamo trovato a chi dedicarlo, insomma. Io soprattutto questo pareggio in rimonta, se mi permetti Alessandro, lo dedicherei alle tante anime perse granata che continuano sempre a dimenticare cosa faceva il Torino 12 mesi fa o 24 mesi fa in situazioni come queste. I giri palla, i passaggi indietro al portiere, questo macinare gioco ai 10 all'ora. Però Renato, a Firenze però, a Firenze no, questo non no, 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 Giuseppe, però ti chiedo, no, chiedo, no, Giuseppe, no, chiedo Giuseppe, no, a Firenze due anni fa l'oro ha pareggiato, da dove siamo partiti per arrivare a partite come questa sera. Ma il 2-2 è figlio di Belotti o è figlio di una prestazione globale della squadra? Sono migliorati tutti e Belotti, lui è riferitore, ha fatto quello che doveva fare, insomma. Io credo che sono migliorati moltissimo anche lì a centrocampo. Chiede Lorenzo la parola, io sono fila. Attenzione dietro, perché dietro sono stati attenzione Antonio, che viene avanti, sono gli ultimi minuti. Antonio, quanto manca? Porca miseria. Due minuti per recupero. Quindi 4-5 minuti. No, c'è finito il secondo tempo. In cui veramente può succedere un po' di tutto, perché il Fiorentina sta attaccando, il Torino potrebbe sfruttare l'onda lunga delle doppiette di Belotti. Lorenzo, volevi aggiungere qualcosa? Volevo solo dire che comunque hanno dimostrato che tante volte hanno paura. Come hanno paura di dire? Ha sfiorato il gol a Fiorentina. C'è un cross di Oliveira. C'è un calcio d'angolo, deviazione di Rossettini. La palla ha preso una traiettoria un po' strana. Adesso la Fiorentina ancora in attacco. Lorenzo. Comunque, come stavo dicendo prima, come in tante occasioni il Torino ha avuto paura di vincere, questa volta, non avendo più avuto niente da perdere, ha giocato tranquillo e è cominciato ad attaccare. E a macinato. Però, Alessandro, c'è stata la scossa del primo gol di Belotti. Beh, ma noi diciamo sempre
sempre questo Toro che gioca nel primo tempo e basta, oggi è stato il contrario. Guardiamo il lato positivo, cioè, ovviamente la scossa di Belotti c'è stata ed era essenziale. La scossa è stata data dall'azione del rigore, perché comunque quell'azione del rigore si è vista l'insicurezza della difesa della Fiorentina messa male con questi due terzini invertiti, e lì secondo me anche loro in campo hanno capito che la Fiorentina, se calava un po' dal punto di vista della tenuta, e non era poi questa la, la prova squadra. È che comunque Moretti si è trovato lì a ripescare quella palla che stava uscendo, se e non la, dimentichiamoci la parolaccia di Moretti quando ha messo in calcio d'angolo una mezza occasione, quella parolaccia è stato anche un segnale. Poi non parlate di voi. Adesso c'era un fallo violento a centrocampo ai danni da parte di Gonzalo Rodriguez. E il Torino quindi ha la possibilità di affacciarsi in avanti dopo aver subito qualche attacco viola. Adesso, dalla sinistra il Torino ha provato con un tiro di Ljajic, insomma, quindi anche bellissimo tiro di Ljajic. Quindi anche Ljajic ha dimostrato da quella distanza anche. Bella battuta da Rosano, insomma. Non male come tiro. Rosano, insomma, vedi un Torino ma secondo che me può, il Torino stamattina di sicuro è rientrato dagli spogliatoi con un'altra energia, e contemporaneamente la Fiorentina ha calato, è scesa di tono, e quindi il secondo tempo è stato tutta un'altra partita, per fortuna. Importantissimo Rossettini, il contrario di Torino Milan. Cleria, questa è la partita della svolta. Bene, la svolta, sì, aspetto all'ultimo periodo. A livello mentale per la squadra, credo di sì, nel senso, gli fa bene di sicuro una partita del genere. Comunque hanno capito che se ce la mettono tutta riescono a farcela, e soprattutto una svolta anche potrebbe essere nel punto di vista di Mihajlovic, che magari si rende conto che se fa dei cambi con un senso, senza cambiare il modulo, senza mettere 5 punte, in effetti si arriva a un risultato molto più facilmente che mettendo 5 punte e lasciando un centrocampo. Fabio, da Empoli è incominciato Mihajlovic a non mettere più le 4 punte. Vabbè, quando lo vinceva a tutto c'è un limite, anche lui avrà. Scusate. No, c'è l'attacco violentino, non ti fai. Ho visto delle braccia alzate e mi sono preso male, scusate. No, beh, ovvio che tutto c'è un limite. È iniziato il recupero intanto, Fiorentina Torino 2-2, però la partita. La partita può ancora risolvere la sorpresa da una parte o dall'altra. Io vedo molto difficoltà a Storia, nessuno l'ha detto, però ultimamente a Storia lo vedo molto in difficoltà. Ma è la prima serata che ha giocato male. Fabio. Perché lo vedo un po', non so se è un problema, se ha avuto un problema fisico durante la partita, ma ha avuto un calo enorme. Voglio a Storia. Aveva giocato bene. Aveva giocato bene, però ha avuto quei 10 minuti che ci ha permesso di fare quel gol un attimo. Ma come diceva Ale, che ho ricordato anche io prima, giustamente, cioè veramente stasera la partita l'hanno vinto due giocatori da Toro, anzi perdonami, pareggiata, due giocatori da Toro, Moretti va bene, dai. E Belotti, finita 2-2, gli applausi dimostrano la soddisfazione che poi è nata da 0-2 a 2-2. Comunque mi è sembrato, poi adesso lo rivedremo meglio con il replay, ma nell'ultima azione della Fiorentina mi pareva fosse rigore, perché la Fiorentina ha clamato un penalty, una trattenuta manifesta e reiterata del rigore. Poi adesso vedremo magari un'altra angolazione, se va bene. No, faccio parlare io, non parlate assieme, se non si capisce niente. Allora, è finita 2-2, Giuseppe, beh, un punto che avresti chiamato la vigilia e soprattutto avresti fermato alla fine del primo tempo. Vabbè, certamente, quando il primo tempo siamo stati inesistenti, il secondo tempo abbiamo giocato. Io sono sempre dell'avviso, anche se il ragazzo qua vicino a me ha detto che non è d'accordo, però sotto l'aspetto fisico la Fiorentina ha pagato il giovedì, ha pagato alla questo fine. Si è visto, è normale, però dobbiamo, ci fermiamo e poi abbiamo tutto il post partita. Vado da Veronica. Qualche attimo di pausa, ma torniamo subito. Restate con noi qui su Orgoglio Granata. A tra poco. Forza Toro!
Bentornati, non a parte di orgoglio da nata, per il post partita, riassumendo, il Torino ha subito altri due gol, è arrivato a 42 gol subiti. Continua a questa striscia di non vittorie, due sole vittorie nelle ultime 12 partite, però questo è un pareggio che sa di vittoria, anche se a Firenze non vince da 41 anni, dal 1976, però può essere dal punto di vista psicologico una piccola svolta, e anche la classifica dice che comunque il Torino si lascia alle spalle Sampdoria e Chievo, si mantiene nono, invariato il distacco dalla Fiorentina, accorcia anche sulla sesta l'Inter, anche se i punti sono ancora tantissimi, sono 12, però è un punto insomma che dal punto di vista mentale, dopo una serie di risultati non positivi, a parte la vittoria sul Pescara, può essere una scossa, anche perché vediamo anche i prossimi turni, nelle prossime partite il Torino ne ha 3 su 4 in casa, alcune con Palermo e Udinese, avversarie non impossibili. Poi vabbè, anche Lazio e Inter, però insomma possiamo pensare a un Torino. Abbiamo un altro lunedì di passione, vedo. Sì, lunedì di passione, in realtà non perché la Lazio ha le coppe, ma perché si gioca Italia, Francia e di cucchiaio di legno, in buona sostanza. Dobbiamo... Esatto. E beh, insomma, tra poco sentiamo anche i commenti post partita. C'è stata una bella immagine, però, di sì, Belotti Mjanović. Belotti che è andato ad abbracciare Sinisa. C'è stata anche una battuta. Noi abbiamo inteso forse sul rigore sbagliato, non lo so. Però dimostra che quantomeno fra il Gallo e Mjanović i rapporti sono ancora solidi. Anche qua non era scontato. Quindi è stata una bella scena che ci fa piacere. Adesso è il momento dunque del print di Santeo, faccio confidenza sullo 0-2, l'avremmo dato quel punto a Rossettini. Che confidenza, perché, no, perché insomma l'abbiamo impianto tanto, però vista come è finita, il Brindisi di Santeo 958 per chi è? Beh, ovviamente Andrea Belotti, quindi cin cin a Belotti, ma ricordiamo appunto anche Rossettini, e ci piace ricordare anche Emiliano Moretti per come ha giocato, per la grinta che ci ha messo. Diciamo anche Joart che, vorrei dire questo. Che sullo... Io volevo dire che questo pareggio io lo do tutto a Art, no? Perché il primo tempo... almeno 4 palle gol le ha salvate. Vabbè, insomma, tutti da Aieti, però... prendiamo tutti da Aieti che è uscito. Prendi una doccia. Aieti che è uscito e che difficilmente vedrà il campo. Meno male, insomma. Ti chiedo, Giuseppe, al di là del punto, al di là della soddisfazione per questa rimonta, perché il Torino le rimonte è abituato a subirle e non a farle, e sapendo anche che le scelte di... a parte Ageti all'inizio, però Lukic che ha tolto il posto Valdifiori e anche Bogé che si è procurato il penalty sono state scelte azzeccate. Ma io lo lasciavo sinceramente, in quel momento lì io lasciavo fuori, facevo il cambio con Falk e facevo giocare lui, perché era quello che ha fatto il calcio di rigore, ha puntato l'avversario, è andato dentro l'area e ha cercato in tutte le maniere anche il calcio di rigore. Io vi dico che il secondo tempo la squadra si è trasformata, sicuramente il Torino deve continuare di questo passo già la prossima domenica contro il Palermo. Vado da Emilia, non per farti leggere email, no, dopo se vuoi anche le email, ma per sentire la tua opinione. Vedo che la tua postazione ti sei eccitata molto durante la partita, allora ti chiedo un'analisi, poi anche a Veronica. Sì, parecchio, mi fa piacere il pareggio, onestamente non ci speravo e non ci credevo. Però fa piacere, si spera che sia di buon auspicio, soprattutto per il morale della squadra, perché ormai gli obiettivi non ce ne sono, però proprio per questo dobbiamo giocare tranquilli, cioè tanto non abbiamo nulla da perdere, proviamoci, perché no? Ovviamente allora. Arte Belotti, cioè, immensi come sempre, e mi è piaciuto Gustafsson e Lukic, spero che li metta un po' più spesso, perché magari qualcosa sanno fare, se gli diamo la possibilità di mostrare. Vado da Veronica, forse anche gli esterni, mi è piaciuto molto anche Zappacosta. Sì, allora io direi che possiamo leccarci le dita per questo pareggio, perché neanche io ci credevo molto in effetti, però vedendo un po' l'ambiente destabilizzato della Fiorentina, forse ho pensato magari può succedere. E direi che mi sono piaciuti i cambi di Mihajlovic, che finora non aveva mai fatto dei cambi così sensati secondo me, invece togliendo ad esempio centrocampo per centrocampo, comunque
non mettendo quattro punte il risultato poi si è visto. Anche a me è piaciuto Gustafsson e ovviamente Belotti e Hart immensi, come quasi sempre, sono i veri due perni del Toro. Ecco, poi è tornato Rossettini, domenica forse tornerà Castan e possiamo dire che la nottata è passata. E apro una parentesi, poi parliamo del post partita, ma è importante dirlo perché oggi, 27 febbraio del 49, è una data importante in casa granata, perché è il giorno di Italia-Portogallo del 49, partita che vide tanti granata protagonisti, partita vinta, ma soprattutto partita che sancì purtroppo il destino del Torino, perché il capitano del Portogallo era Francisco Ferreira, a cui Mazzola diede la mano appena la partita, gli promise che il Torino sarebbe andato a giocare a Lisbona. Questa insomma la foto che ha fatto la storia, e queste le immagini di quel Italia-Portogallo a Genova, e allo stadio di Marassi un po' di decenni fa, e insomma queste le immagini che tutti ricorderanno. E c'è stata un'intervista davvero interessante di Aldo Cazzullo a Sandro Mazzola. Sì, l'abbiamo riassunta perché era molto lunga, quindi Mazzola Dixit, poi se sono bravo a fare Dixit vado sullo Sgabello, lunedì prossimo. Allora, Agnelli la voleva la Juve, la domanda, risponde Sandro Mazzola, era il 67, eravamo perso lo scudetto a Mantova, il ciclo era finito, ovviamente si riferisce alla grande Inter. All'uscita dall'allenamento incontrai Mattrelle, l'ex portiere della Juve. Era la prima volta che vedevo una macchina con il telefono. Mi passò l'avvocato che mi diede appuntamento a Villar Perosa. Mi offrì una concessionaria Fiat, un'agenzia SAI e il doppio dello stipendio. Chiesi un giorno di tempo per consultarmi con mia madre. A quel punto Cazzullo chiede cosa le disse la mamma. La risposta di Mazzola, un po' in dialetto: Topà si è rivolta nella tomba e il figlio del capitano del Toro al Juve nella Juve. Le non possibile. Ecco, primo spunto. L'altra cosa carina che abbiamo selezionato, un'altra domanda: lei crede nella vita dopo la morte? La risposta di Sandro Mazzola: qualcosa c'è, sento che ritroverò mio padre e giocheremo insieme come nei sogni. Quali sogni? Siamo al fila, io gli passo la palla e lui segna. Non c'è Bacigaluppo, il portiere non si vede mai, poi lui la passa a me e io segno, poi mi sveglio. Facciamo un applauso per questa intervista davvero accurata di Mazzola qui col fratello Ferruccio. Complimenti anche Aldo Cazzullo per l'intervista. Anche a contare un aneddoto che io non sapevo assolutamente, che in realtà dopo Superga la compagna di Sandro Mazzola, non la mamma, praticamente sequestrò Sandro Mazzola, chissà se parli di età o meno, la mamma di Sandro sguinzagliò i carabinieri e i tifosi del Torino per trovarlo dopo un mese. E insomma, questa storia. Questa specifichiamo al pubblico nell'altra parte dell'intervista. A me invece la cosa che ha colpito di più, al di là dei tanti aneddoti, è proprio il clima, il modo in cui lui ha ricordato suo padre, che è un po', diciamo la verità, inconsueto per Sandro Mazzola, che tende a parlare poco del papà, forse per i ricordi non troppo belli legati all'infanzia, alla cosa della compagna. Quindi questo è stato bello. Complimenti anche a Cazzullo, che ha fatto contare due aneddoti, due combine dell'Italia del 70, quell'Italia Uruguay che valse i quarti finale un po' biscottata da quello che ha detto Mazzola, che cercò anche di biscottare a nome dell'Italia. Italia per ora anno magico per lui. Polonia-Italia del 74, ma in realtà la Polonia non cedette. Diceva Cazzullo, anno magico, ha rubato il posto a Sergio Romano nella rubrica del Corriere. Però lui bisogna fare il direttore, vediamo se Caio ci penserà a far direttore Aldo Cazzullo, che comunque, pur essendo diventino, ha fatto... Quindi Cazzullo, se diventi direttore, ricordati di Alessandro Costa. Questo è il messaggio. Ci fuoriamo. Allora, volevo continuare l'analisi, vado dai tifosi. Osanna, insomma, complimenti. Ovviamente, dobbiamo fermarci, ma facciamo 45 secondi di analisi. Non solo Belotti, però soprattutto Belotti e Gioacchio, i giocatori di più grande qualità uniti a un po' di carte, e anche dei giovani, anche Lukic e Gustafsson oggi. Assolutamente sì, l'abbiamo già detto tutti, Belotti e Hart sono veramente le colonne della nostra squadra, assolutamente il ritmo è cambiato e secondo me Lukic e Gustafsson sono assolutamente da mettere fissi, tutte le volte che li ha messi in campo a me sono piaciuti. Certo, Valdifiori è un contratto lunghissimo e insomma rischia di non essere protagonista in questo Toro con un Lukic così, ma ne parleremo le prossime volte. Abbiamo ancora due blocchi dopo, sentiamo anche i commenti di Mihajlovic e dei giocatori a fine partita. Vado però da Veronica. Qualche istante di pausa, ma torniamo subito con altri commenti sulla partita del Toro. A tra poco.
decimo e per ultimo blocco di Orgoglio Granata per commentare questo 2-2 disperato a un certo punto e firmato da Belotti. Belotti che a fine partita, Antonio, ha detto le cose importanti. Sì, ha parlato a caldo dopo la sfida contro la Fiorentina, si è concentrato soprattutto su due temi. Il primo sono i calci di rigore, questa maledizione che sembra aver colpito il Gallo. Ha detto: non c'è verso di buttarla dentro, devo allenarmi sicuramente più sulla lucidità, sulla freddezza nel calciare proprio i tiri dal dischetto. Invece per quanto riguarda la seconda dichiarazione, che mi ha un po' colpito, mi ha lasciato un attimo sorpreso, perché visto che qualche settimana fa aveva dichiarato che l'Europa League era una era un tema importante per la sua permanenza al Toro, invece dopo questa partita ha detto: per adesso l'intervistatore gli ha fatto la domanda pronto per il grande salto, e lui ha detto: no, per adesso sto bene al Toro, sto bene qua. Dichiarazione sì, sua. Sta bene, non può dire me ne vado via in ogni caso. Però aspetta, perché già l'altra volta l'ha detto sull'Europa League. Che, però secondo me l'altra volta non era una. Però capisco anche Belotti, che ogni volta giustamente gli si fa quella domanda. Poi è anche il mercato, ricordiamo che Belotti, ma non ne parliamo stasera perché è un tema... No, poi sai cosa posso, Antonio, sì. L'altra volta secondo me aveva detto così sull'Europa League anche perché era molto deluso per la partita e forse aveva capito che dopo con quel Milan pareggio era un po' un treno che se ne andava. Sì, sì, no, Belotti ovviamente dipende anche molto dal mercato, siccome è inseguito dai top team europei che oltre a potersi permettere di dargli tanti soldi possono lottare per vincere il titolo e per vincere la Champions League, è ovvio che l'ipotesi è che Belotti difficilmente possa stare al Torino, anche perché 100 milioni non è detto che debbano essere pagati tutti maledetti subito. Higuain, la Juventus l'ha pagato in 2 anni, quindi c'è anche questa ipotesi. Ma non parliamo adesso di Belotti, parliamo di questo bel 2-2, è bello nel finale, soprattutto i tifosi in terza fila che hanno seguito, cioè abbiamo tifosi di tutte le età. Torniamo da te, ti chiami Marco? Mm-hmm. Marco, ti ascoltiamo. A me mi è piaciuto soprattutto il pareggio e anche il secondo tempo, ma speravo nel gol sul tiro di Ljajic, ma abbiamo avuto sfortuna. Nel gol 3-2 della vittoria? Sì, per il 3-2. Va bene. Sì, tocca a te. Niente, è andata bene. Siamo stati abbastanza fortunati perché anche il pizzico di fortuna ci vuole. Auguriamoci di continuare su questa strada e soprattutto di giocare come nel secondo tempo. È vero che ha ceduto un po' la Fiorentina, ma è altrettanto vero che noi abbiamo cominciato a giocare meglio, sicuramente. Ecco, anche un fatto di psicologico, no Giuseppe? Perché dicevamo la scossa del primo gol, oltretutto su Belotti, rivisto più volte il penalty, non l'ha calciato male, ha tirato forte, ha beccato la traversa, poi doveva batterlo un po' più basso, però rispetto agli altri penalty è quello meno sbagliato, diciamo. Ha preso poca rincorsa, ha tirato proprio sicuro, deciso, un po' con la schiena un po' all'indietro che il pallone si è alzato e lì era un momento che non eravamo a posto e lui lì purtroppo, meno male che dopo neanche un minuto ha fatto il gol e poi la scossa l'ha data dopo con il gol che ha fatto con Moretti e con che ha messo la palla dietro e lui di testa ha fatto il gol. Ecco Alessandro, perché ci sono diversi gradi di limbo, cioè incontro il Torino è nel limbo della classifica, non a posto, però già sei nono e invece stamattina ti sei svegliato con gli stessi punti di Sampdoria e Chievo, quindi li hai lasciati alle spalle. E soprattutto se hai dei sussulti così come stasera, il Torino farà sicuramente delle vittorie in casa, perché in casa comunque giocherà con Palermo, Crotone, Udinese, Sassuolo, insomma delle squadre, delle partite che puoi vincere. Magari fai qualche colpaccio importante fuori, magari finisci sempre nono o ottavo, ma lasci di te un'altra immagine. Sì, ed è importante l'immagine lasciata sia a livello dell'immagine del Toro, che è sempre una cosa che ci sta a cuore, ma anche in ottica anno prossimo per alcuni giocatori, ma soprattutto per l'allenatore, perché se il Toro si riprende, Mihajlovic riacquista quella credibilità e forse anche lui stesso quell'entusiasmo. Se invece il trend è quello delle ultime 11 giornate prima di oggi, le cose cambiano. A livello di nono e ottavo posto però non è uguale, perché in ottica Coppa Italia cambia, quindi con questo pari la Fiorentina è a più 5, giusto Ale? Rispetto al Torino, rimane più 5. E quindi siamo ancora lì, crediamoci, è l'unico obiettivo concreto rimasto, non solo inseguiamolo ma cerchiamo anche di farlo presente, perché non tutti se lo ricordano.
sì, l'ottavo posto, anche che o quantomeno. Ogni anno ci no, quantomeno l'indicazione dei punti, perché Mialo ci aveva detto recentemente, Renato, alla fine del girone d'andata abbiamo fatto 29 punti nell'andata, in realtà ne ha fatti 7 su 7 al ritorno, siamo sotto media, però il calendario era difficile fino adesso, con 3 partite su 4 in casa, sì. Poi ci vuole qualche vittoria. Ne abbiamo parlato anche prima, c'è da considerare che questa Serie A è falsata da queste 3 squadre che sono già praticamente retrocesse, più una quarta che non sono proprio a livello delle altre di Serie A, quindi falsa un pochino il campionato affrontarle in un certo modo piuttosto che in un altro. Io direi che adesso l'obiettivo di Mihajlovic sia quella di recuperare alla causa granata certi giocatori, e che stasera uno di questi io l'ho visto molto meglio, molto in ripresa, ed è Daniele Baselli. La seconda cosa è ricordarsi che il suo presidente gli ha comprato per 9 milioni un certo Adem Ljajić. Ecco, questo Adem Ljajić adesso piano piano bisogna che Mihajlovic gli trovi un ruolo da protagonista in questo Torino, perché se solo Ljajić giocasse al 60-70% delle sue possibilità, quanti gol segnerebbe in più e farebbe segnare uno su cui non puoi fare affidamento, perché ti segna. Ma in prospettiva futura, non credo che il Torino voglia liberarsene subito o trovi un acquirente già per il prossimo campionato per uno come Ljajić. Te lo devi sicuramente tenere, allora deve cercare Mihajlovic, da bravo allenatore del Torino, di inserirlo finalmente in una posizione stabile. Stasera ha fatto bene a tenerlo fuori e a farlo entrare nella finale della partita. Penso sia più un problema mentale, psicologico, di continuità. Quello che è, ma insomma il signor Ljajić. Poi non sappiamo nemmeno bene se c'è questa clausola, sappiamo la clausola di Belotti, Ljajić sappiamo che quando voleva venire al Torino, quando il Torino voleva acquistarlo, il procuratore Ramadani, lo stesso di Massimo, voleva mettere la clausola, certo. Non sappiamo se alla fine c'è stata, di quanto è, ipotizziamo di sì. Questi sono i mali del calcio moderno, solo quest'estate. I procuratori che... Dobbiamo ancora fermarci, poi abbiamo l'ultima parte, vado da Veronica. Una piccola pausa ma torniamo con l'ultimo blocco, non cambiate canale, a tra poco. Bentornati al Goglio Granata, abbiamo ancora 2 blocchi di commento post partita. Vediamo le pagine del nostro mediapartner.it, Emilia. Sì, allora, Art ovviamente il migliore, 7,5. Zappacosta 5. 5 Zappacosta? Sì. Ma no, scherziamo. Ieti, no. Ma non scherziamo. Aieti il peggiore 4. 4. Moretti 7, Barreca 5, Benassi 5, Gustafsson 5,5. Lukic 5,5, Baselli 6, Falchi 5,5, Belotti 7, Boye 6, Ljajić 5,5, Mihajlovic 5,5. Ma i voti chi li ha firmati? Chi li ha dati? Valentino. Valentino della casa, un po' severo, immagino, ipotizzo che gli avesse già incominciati a scrivere quanti, a metà del secondo tempo, penna velenosa. Secondo me poi gli aumenta un po'. Poi telefonata. Sì, soprattutto per quanto riguarda Gustafsson. Ma guarda, Zappacosta, per quanto riguarda Zappacosta, che ha giocato un finale strepitoso. Quarto d'ora magnifico. Secondo me i voti sui due esterni, Zappacosta e Barreca, sono giustificati. Non dico che siano giusti, ma giustificati. Perché effettivamente sugli esterni è Fiorentina. Nell'arco di 90 minuti. Ha sempre viaggiato sugli esterni, non ha quasi mai imbucato centralmente.
anzi, nel primo tempo la viola è stata disegnata bene da Paolo Sousa, poi nel secondo tempo, secondo me, con l'inserimento di Gustafsson ha dato più equilibrio a centrocampo, infatti è riuscito il centrocampo del Toro a neutralizzare quello della Fiorentina. Quindi sugli esterni, secondo me, ha fatto bene Valentino a dare quelle pagelle lì, 5 entrambi, anche perché sia da una parte Zappacosta sia dall'altra Barreca ha sofferto per tutta la partita, Chiesa praticamente, quindi secondo me 5-5 e mezzo era giusto. Iago Falche anche non mi è piaciuto assolutamente, 5 e mezzo più che giustificato, sì, secondo me. Allora scusa, la mia tesi è più il pareggio di Belotti che della globalità della squadra. Sì, però secondo me, cioè, io avrei dato per esempio di più a Gustafsson, Lukic, sette a Moretti. Quello l'ha dato. Sì, no, sette a Moretti, sì. Poi mi ha dato il voto? 5 e mezzo. 5 e mezzo, un po' severo. 5 e mezzo. No, perché i cambi. Sì, forse la scelta iniziale di Aieti, avesse messo subito Rossettini, forse stava bene, non però dai, 6 ci sta, ci sta per la carica del era stato buono anche nel primo tempo. Hai pareggiato a Firenze alla Rigidia. Telefonata. Abbiamo Gigi con noi al telefono, buonasera. Sì, buonasera a tutti, volevo solo fare due considerazioni. Come ha detto il vostro ospite, il problema è il centrocampo, secondo me, perché non fa abbastanza filtro, mette in difficoltà la difesa, eccetera. E in più, uscendo Benassi, al di là dell'ammonizione che gli fa saltare la prossima partita, il centrocampo è cambiato e la partita è cambiata completamente. Un capitano così, demotivato, molle, non trascinatorio, non l'ho mai visto, per cui domenica per fortuna non ci sarà. No, questo è un giudizio mio. Sì, perché Benassi ha una grande differenza di rendimento in casa e fuori. Sempre in ritardo sui palloni, non incide mai, non verticalizza, per cui è veramente un peso. Non capisco perché è sempre titolare, comunque queste sono sempre scelte tecniche. Un'altra cosa, per quanto riguarda i rigori, ho visto su internet, ci sono i rigori tirati dai portieri e Hart ne ha fatti sia con Inghilterra che con Manchester. A questo punto potrebbe essere l'ultima. No, il problema è che se poi lo sbagli devi tornare in porta e devi farti una lunga ricorsa. Sì, se prende, esatto. E poi no. Poi discorso per quello, no. Beh, va bene. Grazie Gigi, anche perché ciao a tutti. Ecco, no, Gigi, chiedo solo la conferma, quindi lei non mi dice come altri due telespettatori che è meglio Padelli di Joe Hart. È una battuta ovviamente, perché un paio di telespettatori hanno impianto Padelli stasera e mi sembrava fosse amici di Padelli, diciamo, forse. Diciamo che salvato tante partite, ma non è mai stato decisivo. Diciamo decisivo come può essere Sorrentino nel Chievo. Ecco. Non ho visto grandi prestazioni di Arte, anche se potenzialmente è più forte di Padelli, diciamo, però non ha mai cambiato le sorti di molte partite. Questo è un giudizio mio. Va bene, beh, forse stasera sì, in effetti, nel primo tempo sì. Grazie, grazie Gigi. Non era la risposta che volevi. No, grazie Gigi. Grazie. Ricordiamo che comunque il bilancio dei gol subiti è pesantissimo, perché 42 gol subiti in 26 partite sono tantissimi. Ed è anche vero che se tutto il mondo ti dice che manca un difensore, quando c'è di Glick e Maximovic e alla fine non lo prendi perché Rossettini doveva essere un'alternativa, evidentemente qualcosa è mancato nel mercato del Torino sia in estate che soprattutto a gennaio, obiettivamente, certo. Quindi qua, pensiamo a questa squadra con un centrocampista di peso e con un difensore di peso, che campionato diverso poteva fare? Assolutamente. Ricordo ancora il giornalista di Tutto Sport, Manassero, prima di tutti, perché sono tanti, saltano fuori, sì. Lui lo ricordò a fine di agosto, usò proprio alcuni termini come insipienza e altri termini che ora non mi vengono, ma proprio disse queste parole qua, che bastava così poco per rendere completa la squadra e invece poi avremmo pagato durante il campionato, ed è quello che è successo. Sì. Ma lo dico ancora una volta, di Maximovic come degli altri difensori, lo si sapeva da maggio, da fine aprile. Poi Mihajlovic era convinto che Maximovic l'avesse fatto cambiare idea, ma in verità in società lo sapevano, quindi ecco, ci sono veramente poche perché giustificazioni. In realtà tutti, anche Bruno Pes, che la cui cessione è stata avallata da Mihajlovic, avevano ricevuto dalla società la promessa l'anno prima
che se sarebbero rimasti fino a quest'estate poi sarebbero stati ceduti. Alcuni acquisti li ha voluti Mihajlovic, ne ha avallati altri, quindi non è che lui è totalmente esente anche dal mercato, però non è una scusa quella di Maksimović che è andato via d'agosto, perché ripeto, in società lo sapevano da prima che andava via. Poi si poteva prendere Simunovic, su cui il Torino non ha voluto rischiare, e Vida, che alla fine poi la Dinamo Kiev non ti ha dato. Ecco, Renato, obiettivamente abbiamo sentito, allora, settimana sentiremo commenti molto entusiasti. Prendiamo la telefonata però, aspetta, poi vengo da te. Abbiamo Mario con noi al telefono, buonasera. Buonasera, ho visto la partita, mi è sembrata una partita veramente bella del Torino nel secondo tempo, però devo fare una considerazione molto, molto importante secondo me. C'è Cairo al solito braccino, perché non è possibile che tu vendi Maksimović e non puoi comprare Vida, per esempio. Pagano in 3 anni, 10 milioni, la Dinamo Kiev. Sì, in realtà Vida non te l'hanno venduto, però c'hanno anche altri difensori, obiettivamente. De Laurentiis però ha venduto uno come Cavani, uno come Lavezzi, però ha comprato. Io ho comprato Caleglione, Higuain, Mertens, capito? E se uno vuole fare risultati sportivi, poi i tifosi si disamorano, non so. Cioè, scusatemi, questa è un'osservazione. Cioè, il peccato originale è quest'estate. Però vince la Coppa Italia. Il Torino è il Torino, non è il Chievo il Torino. Il Torino non è l'Empoli, capito? È la quarta squadra per titoli vinti in Italia. Sì. Ecco, le chiedo già, allora chiedo scusa se la stuzzico, ma siccome si parla di una possibile, molto probabile, cessione di Belotti, chi vedrebbe in attacco al posto di Belotti il prossimo anno? Quali sarebbero i giocatori che lei, se Belotti andasse via, vorrebbe vedere in attacco? Ma io vorrei vedere in attacco un giocatore almeno da Champions League. Se vendo il Belotti al Bayern, comprerei un, o mi farei prestare dei giocatori dal Bayern, o scambierei dei giocatori. Prenderei Hummels in difesa. Penso che problemi di difesa di ingaggio, obiettivamente. In attacco prenderei un attaccante, adesso mi prendi in contropiede, ma sì, sicuramente non Paloschi, capito? Per ci dire, non andrei a comprare un Paloschi qualsiasi, con tutto il rispetto per questo giocatore, non so, prenderei un attaccante vero, un attaccante che sia da Champions League, capito? Che uno possa arrivare, non i primi cinque. Il Torino deve stare in alto, non è l'Empoli, non è il Chievo, cioè non sono queste squadre che, per, con tutto il rispetto, il Torino è il Torino. Questo signore non ha capito ancora chi ha davanti. Va bene, accogliamo il suo sfogo. Riempiremo gli stadi completamente. Mi sembra che sia la prima volta che ci chiami, quindi la invito a chiamarci anche le prossime puntate. Grazie mille per il suo intervento. Ma tanti voci nuove stasera. Tanti voci nuove, ma in realtà negli ultimi mesi. Sì. Vedi, le ultime settimane, le diciamo. Mesi non provo, settimane sì. In merito, no, di Emilia e Veronica, noi non sentiamo nulla. No, volevo dire che comunque il discorso che ha fatto lo condivido in pieno. Mi rilascio a quello che ho detto l'altra volta, che anche te dicevi no, non c'entra. L'Atalanta, che è quarta, dimostra che se vuoi, puoi. Quindi quando io dico che se Cairo vuole programmare per arrivare quarto, si può fare, e la dimostrazione è questa. Quindi non ci sono più scuse per i prossimi anni, quando la quarta andrà in Champions League. Devo solo dire che Alessandro, no, solo una cosa, che in realtà l'Atalanta è da decenni che lavora strepitosamente bene sul proprio vivaio. Allora, detto brutalmente, ho capito. No, scusate. No, scusami, no, fammi dire una cosa. No, però non è, vabbè. No, quindi, 9, no, scusate, guardiamo i 12 anni di Caio. 9, capito, no, 9 su, anni su 12 l'Atalanta è arrivata davanti al Torino. Non è una bella cosa questa. No, non è una bella cosa. L'Atalanta può avere, come dire, TV prende molto meno, può avere non so che cosa, ma come dire TV ha di meno, ed è lì. E se l'Atalanta è quarta, ci può andare anche il Torino, a maggior ragione se vende Belotti e prende 100 milioni, ecco, con i soldi. Quindi l'Atalanta che ha i giovani, però dobbiamo dire chi prende, perché anche se hai 100 milioni magari non li hai, ne hai metà, perché li prendi in 2 anni, o un terzo li prendi in 3 anni. Il Torino può anche pagare il Torino a rate, quindi non è una giustificazione questa. No, ma che, però non può venire uno a 100 milioni. Ne parliamo, dobbiamo fermarci adesso. Qualche attimo di pausa, ma torniamo con l'ultima parte di Orgoglio Granata tra poco.
Bentornati al Gol di Granata, ultimo blocco, insomma la faccia di Sinisa Mihajlovic nel post partita era molto differente alle ultime settimane. Allora, cosa ha detto Emilia Sinisa Mihajlovic? Sì, Mika dice: sicuramente per un'ora non siamo entrati in campo, era difficile salvare qualcosa, avevamo preparato la partita in una maniera e l'abbiamo giocata in un'altra. Dopo il rigore sbagliato sembrava che non ci fossero altre possibilità, invece ci siamo riscattati ed abbiamo visto in campo il toro che volevo. Belotti potenzialmente, sia per età che margini di miglioramenti che per modo di giocare, può diventare sicuramente il miglior attaccante italiano, ma anche della Serie A. È un ragazzo d'oro, gioca sempre al 100% le partite e oggi abbiamo potuto vederlo. Dopo aver sbagliato il penalty si è subito riscattato, siglando doppietta, anche se riprendendo quello che ha detto lui: se non sbagliavo i rigori poteva essere capocannoniere. Il motivo per cui si sbagliano i penalty? Sicuramente ci vuole più allenamento, ma penso che sia soprattutto un fattore psicologico. Ogni volta che ci capita un tiro dagli 11 metri c'è in ballo un risultato incerto e quindi si sbagliano. Obiettivo? Fare il record storico di punti nella storia del Toro da quando ci sono i tre punti e soprattutto fare meglio della passata stagione. Il record è quello della, cosa sono, 57 punti, quello del 2014. Sì. Ne ha 36, deve farne 21. Beh, deve vincere un po', obiettivamente. Non 7 però, neanche 7 su 12 devi. Anche 6 ci può stare. Ci può stare. Tutto in casa, ci può stare? Va bene. Anche se ovviamente, ripetiamo, la quota europea quest'anno è molto più alta. Come commenti Mihajlovic, Renato? Ma direi che Mihajlovic giustamente pone l'accento sull'ultima mezz'ora della squadra, purtroppo lamenta questa preparazione di una partita e i giocatori sono entrati in campo e ne hanno disputato un'altra, fa parte un po' dell'atteggiamento dell'allenatore che cerca un po' di fare il padre burbero. Qualche colpa però nel preparare la partita secondo me lui ce l'ha avuta, perché la scelta di agenti è abbastanza, insomma, diciamo quella, però ha fatto i cambi giusti. Direi che adesso il buon Sinisa deve pensare a parlare di meno e a far parlare di più i fatti, quindi dobbiamo vedere questo Torino determinato nell'ultima mezz'ora, ma dall'inizio della partita, non farci più soffrire come ha fatto soffrire oggi e non dover sperare sempre che Joe Hart salvi, tolga le castagne dal fuoco. Antonio, oggi... insomma, oltretutto un Torino, ripetiamo, sempre double fast, in casa comunque ha perso soltanto con la Juve, nel modo che sappiamo, e invece fuori casa oggi ha recuperato, ma molte volte su un campo difficile come quello di Firenze, e non lo dimentichiamo, giustamente diceva, ma non solo in casa in trasferta, ma anche un tempo, e spesso il Torino ha regalato i primi o i secondi 45 minuti agli avversari, e in questo caso secondo me non è stato tanto demerito del Toro quanto merito della Fiorentina, soprattutto di Souza, che aveva disegnato una viola perfetta nel primo tempo. Poi il Torino, diciamo dalla mezz'ora del secondo tempo in poi, è riuscito a rimacinare il gioco, secondo me. Come ha detto giustamente Renato, i cambi di Mihajlovic sono stati quelli giusti, ha ripreso lo spirito del Toro e il Toro poi ha pareggiato una partita che sinceramente io nel primo tempo avrei dato per persa, anche in virtù delle numerose occasioni da gol della Fiorentina nel primo tempo, cioè solamente per quello. Forse il grande merito è essere rimasti in partita quando sembrava una squadra allo sbando. L'abbiamo detto, no? Meno male che Arte ha parato tutte quelle palle di gol che sono capitate nel primo tempo, è stato lui l'artefice per conto mio. Poi Belotti ha fatto quello che deve fare un attaccante, buttare dentro i palloni che gli vengono. Vi faccio invece la cena anche Torino Palermo domenica, il Palermo una squadra teoricamente allo sbando, ma lo stimolo comunque che l'Empoli si è avvicinato a 7 punti, e poi questi angloamericani che stanno sbarcando in Sicilia insomma è già successo, ma questa volta per motivi calcistici. Sì, per motivi calcistici. Palermo viene dalla buona prestazione con la Samp, potrebbe anche essere più motivato del Torino, però se noi non vinciamo col Palermo il buon secondo tempo di stasera diventa inutile. Il secondo tempo di stasera ha senso se diviene l'inizio di una risalita della svolta. Esatto. Fabio, allora è la svolta? Concordo in pieno con quello che ha detto Ale, cioè Mihajlovic all'inizio campionato ha sempre detto questa squadra è una squadra che può vincere o perdere con chiunque, tranne con tre. Il Palermo secondo me è tra queste tre squadre, è da vincere assolutamente. Se posso solo una cosa veloce, Ale, sì, rispondere alla telefonata di prima che mi trova concorde e tu sai il perché, sì, per quanto riguardava l'attaccante. La differenza però tra noi e il Napoli sostanzialmente è una: che De Laurentiis ha incassato 90 milioni per Higuain e li ha usati per un giocatore. Noi dai 100 milioni che prendiamo per Belotti, sì, dobbiamo rifare centrocampo, difesa, attacco.
per cui sono 100 milioni che poi non sappiamo neanche se verranno spesi. Una cosa. Allora, solo una cosa, questi 90 milioni di guai in realtà sono 45 più 45, e anche Belotti, se una squadra paga 100 milioni, magari ti chiede di pagarlo in 2 o 3 anni. Ma anche il Torino quando compra può fare così, cioè, non è una giustificazione. No, nel senso che è più comodo per chi acquista. Tu ragioni con il metro del ragionamento delle società italiane. All'estero, in Premier League o no, nella Liga o il Bayern. No, ma te lo dico, 100 milioni. Te lo dico anche sotto l'ottica di chi vende. Cairo non avrebbe. Fatemi finire perché è importante. Scusate, perché magari Cairo preferisce venderlo in due o tre rate annuali, così non ha la pressione dei tifosi, dicono devi spendere 100 milioni. E quello è il problema, perché anche li avessi 100 milioni, poi per carità io ho fatto un nome che no, per questo è l'ingaggio, questo prende 10 giocatori di 10 milioni. Siamo sempre lì per il discorso, Ale, io mi prendo anche Vardy e me lo porto a casa, mi devo dare 2 milioni e mezzo, 3. E il discorso è sempre quello. Il problema reale di questa società e del Torino non è l'acquisizione materiale del giocatore, ma il mantenimento del giocatore, per cui diciamo la busta paga. Caio dice il fatturato è quello che posso spendere. Questo è il nostro più grande limite da quando purtroppo Osanna, lei ha già parlato, giusto? Facciamo il giro che poi dobbiamo chiudere. Dimmi. Belotti, è quello che ha detto Mialo, è troppo largo. È tardi. Meno male, lui deve esaltare intanto sicuramente l'intervista di chi pensava di perdere, invece ce l'ha fatta a non perdere, quindi è gasato come lo siamo noi e ha evidenziato quello che stiamo dicendo noi, no? Oggi chi è che ha permesso il pareggio? Belotti, perché ha sbagliato e ha fatto 2 gol. Lorenzo, solo una cosa, ti faccio domanda su Belotti, perché poi i tifosi mi dicono ma voi avete già dato Belotti come venduto. Noi cerchiamo di usare l'ottimismo della ragione, però Belotti col valore che ha, con le richieste che ha, con le aspirazioni che ha, ci sembra difficile che possa restare al Torino, per questo lo diamo già un po' per perduto. Comunque il fatto tuo è che comunque tutti gli anni hai già venduto il giocatore migliore, l'hai già venduto. Il discorso di fondo che dici degli ingaggi, di questo, di quella, ma se lui vuole, che comunque ha preso già 50 milioni quest'anno, prende Massinovic e compagnia bella, che ha venduto, prenderà 50 milioni di euro da Belotti, sono 100. Non mi viene a dire che comunque perché c'è l'operazione, sì, anche se tu dici puoi anche prenderli come dice giustamente Alessandro alla metà li paghi e via dicendo, perciò è proprio che non li vogliono tirare fuori i soldi dell'ingaggio, non c'è basta. Un profilo di attaccante sul mercato che può sostituire nettamente Belotti, perché deve essere un giovane ancora esploso come fu Belotti o un giocatore stagionato in cerca di rilancio. Però non è che tu devi per forza sostituire Belotti, che è anche difficilmente sostituibile per quello che fa, per come gioca. Si può anche cambiare sistema, puntare di più sul centrocampo e prendere un attaccante meno forte ma con più palloni che arrivano. Hai già gli Arci che non ti segna, Iago ne ha fatti 10, appunto hai già gli Arci che non ti segna, quei soldi ci prendiamo un esterno, 2 centrocampisti e come attaccante anziché un Belotti si può prendere anche uno lievemente inferiore. Il Napoli insegna perché va via, viene anche Milik, fa 6 partite, tipo 7 gol. Mertens al posto di Milik fa 15 gol da prima punta. Il Napoli non è il Torino, ma cosa dimostra questo? Che conta il sistema di gioco. Vuole parlare? In terza fila c'è ancora qualche commento? Se no vediamo i commenti via email. Sì. No, vai. È il problema vendere Belotti, ma il sostituto dobbiamo trovare, perché noi poi rimarremo con una squadra orfana. Sì, questa squadra senza Belotti fa un po' spavento, ma d'altronde è anche il discorso che non puoi tenere un giocatore che è ambito dai top team europei, sempre il discorso di non tarpare le ali e di tenere giocatori comunque motivati. Se ci sono delle email, Emilia? Sì, sulla partita in generale, e viene sottolineata in modo particolare la prestazione di Gustafsson e Lukic, ovviamente Belotti che addirittura si propone di farlo diventare capitano. Allora, comunque stasera ci hanno smentito, non reggevano i 90 minuti ed oggi hanno cominciato a giocare dagli ultimi 20. Io dico solo che è un risultato importante per il morale dei ragazzi, visto che nel secondo tempo finalmente abbiamo svoltato, sebbene la Fiorentina sia calata fisicamente visti gli impegni extra. Mi sto ricredendo anche di Gustafsson. Puoi vedere che questo è meglio di Benassi, ma ci vuole poco.
Sì, aveva detto presidente, abbiamo 7 centrocampisti a inizio febbraio e un po' l'abbiamo sbeffeggiato. In realtà Lukic e Gustafsson, che non avevano giocato, stanno trovando spazio e Lukic si è guadagnato il posto. Abbiamo 40 secondi alla fine, è stata una lunga serata, spero piacevole. Noi ricordiamo gli appuntamenti Orgoglio News tutti i giorni alle 19.30 e alle 23.30, invece Orgoglianata torna lunedì con i commenti dopo Toro Palermo. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato, c'è la festa delle donne domenica, donne grata, Rosanna, l'ultimo intervento. Sì, a tutt'oggi nonostante il... È acceso. Nonostante i biglietti per Torino-Palermo siano in vendita da mercoledì, a tutt'oggi si trovava ancora la maratona, per cui ragazzi sosteniamo la squadra. E prezzi popolari per le donne 5 euro le curve, 10 euro gli under 16. Ecco, quindi invitiamo le donne ad andare allo stadio, anche perché se vanno più donne poi vanno anche più maschietti, quindi lo stadio si riempie facilmente. Grazie per averci seguito, grazie a tutto lo staff di Giornale P per questa lunga diretta. Buona settimana a tutti.